Adesso c'è audio. Buonasera a tutti, popolo di internet. Vi stiamo trasmettendo dalla nostra postazione avanzata sulla vetta di una cima a 7000 metri di quota e per seguire insieme la dicotomia di fase della Luna. Sapete che oggi, 21 dicembre 2020, c'è un evento attesissimo e cioè la Luna è al primo quarto. No, scusa, l'evento è un altro. L'evento di questa sera, famosissimo e importantissimo, ovviamente è la congiunzione Giove-Saturno, la grande congiunzione Giove-Saturno, che saranno questa sera vicinissimi tra di loro quanto un quinto della Luna circa. Sei primi d'arco, sei primi è un decimo di grado, quindi una distanza che incomincia anche a mettere in difficoltà addirittura l'occhio umano. Alle mie spalle, dalla vetta del tetto del mondo, abbiamo vedete, un favoloso telescopio, un rifrattore apocromatico di 16 centimetri, grande apertura, in questo momento puntato meravigliosamente sulla Luna. Io anzi adesso posso forse anche provare a perfezionare il fuoco. Era già. Era già perfetto. Ah, guarda che meraviglia. Guarda che spettacolo. Luna in questo momento distante 394.000 km, ma più tardi ci allontaneremo molto di più perché Giove e Saturno sono molto più lontani. In questo momento la Luna sottende un angolo di 30 primi, quindi è esattamente mezzo grado, ed è illuminata al 47%, quindi manca un 3%, fra una manciata di ore arriverà alla dicotomia esatta, cioè illuminata a metà. E che importanza ha la Luna illuminata esattamente a metà? Va bene, è naturalmente il primo quarto. Siamo a 7000 metri o a 70 metri di quota? No, 70.000. 700.000. mi sa che era 70, no 7000, ho letto male. Grande Paolo, ciao. Va bene, arrivano un bel po' di messaggi, sono contento. Fate domande, per esempio, oppure ve le faccio io, come faccio al solito, cioè alle mie spalle è Marcello Barnaba, il proprietario di questo setup da favola, da sogno, che vedete sta inquadrando la Luna con questo dettaglio. È ancora giorno, anzi in realtà il sole ha toccato l'orizzonte adesso, da qui si riesce a vedere, e quindi sta cominciando il crepuscolo. Finita la giornata, finito il dì, comincia il crepuscolo. Vi stavo dicendo dell'importanza della dicotomia, del fatto che la Luna è divisa esattamente a metà. Sapete che importanza ha questa cosa? Un'importanza, va bene, un tempo pratica perché era il primo quarto e quindi indicava anche era un'indicazione temporale molto comoda per orientarsi fra i giorni, ma un tempo il grande astronomo Però Aristarco di potevi aspettare di Samo, avere un nel attimo per quarto, guardare. terzo secolo avanti Cristo, riuscì a misurare la distanza del Sole sfruttando la Luna esattamente a metà. Fece un ragionamento molto semplice, estremamente ardita come misura, infatti non riuscì. Ciao Marco, buon solstizio anche a te. Il solstizio è stato, faccio una parentesi, il solstizio è stato questa mattina alle 11, abbiamo fatto il post nella pagina naturalmente per celebrarlo, per ricordarlo, con una foto di Marco Maniero che salutiamo. Solstizio significa che il Sole ha raggiunto il punto più basso della sua orbita apparente annua intorno alla Terra. Sapete che il Sole sembra. Hola Claudia! Il Sole sembra girarci attorno in un anno, questo è abbastanza evidente. E grande Olga, fantastico. E questa orbita del Sole è inclinata rispetto all'equatore celeste, che invece è fermo rispetto all'orizzonte, quindi il Sole rispetto all'orizzonte a mezzogiorno, per esempio, sale su e giù nel giro di un anno, per 6 mesi sale, per 6 mesi scende. La sua discesa, cominciata a
al solstizio estivo scorso, l'estate scorsa, Yaya Pon Pon. Ciao. Adesso parliamo di tutto, fate domande e adesso rispondo a tutti. Dicevo che sono 6 mesi che il sole scendeva verso il basso, verso sud. Oggi ha toccato il fondo, quindi il suo moto di discesa si ferma, solis statio, la stazione del sole, la fermata del sole, e oggi ricomincia ad andare verso nord, quindi torna verso l'alto, fino al prossimo 20 giugno, quando ci sarà il solstizio d'estate. Quindi adesso si ritorna verso giornate un pochino più lunghe. Chiara, grazie per la diretta, grazie a voi per seguirci. Grazie a voi per seguirci. Adesso ho cominciato a parlare di Aristarco addirittura, ma è interessante questa cosa del solstizio, anche perché ne abbiamo parlato recentemente in pagina il 13, quando era Santa Lucia. Ah, perfetto, ciao. Ilaria del corso di archeastronomia. Ben trovata. Ciao Simone, mamma mia, che meraviglia, guarda come siete calorosi, fantastico. Vi voglio bene. Vi vogliamo bene. Adesso vi faccio vedere, adesso noi siamo distanziati per Covid ovviamente, anche se siamo all'aperto, ma teniamo le distanze tutti quanti con le mascherine. Ma qua c'è una. Ci sono altri appassionati, altri amanti dell'Accademia delle Stelle, e adesso ve li presenteremo. Allora, noi per adesso ci stiamo guardando la Luna, fra poco andiamo su Giove e Saturno, che non manca molto di poter vedere a occhio nudo. Anzi, se hai un binocolo, Marcello, possiamo cominciare. Mi dai un altro cuscino che sto un pochino scomodo? Me lo tiri? Grazie. Abbiamo un tavolino giapponese per questa diretta. Wow, spettacolo. Cercalo giù, cercalo tu, così lo individui. Vediamo se sono già visibili, sì. Oh, vi stavo dicendo, Santa Lucia. Santa Lucia abbiamo scoperto, quindi chi segue la pagina, che il 13 dicembre è il giorno con il tramonto più anticipato. In realtà no, qualche giorno prima, tramonto 1 minuto prima, parliamo di latitudini medie italiane, alle 16:40. Santa Lucia tramonta alle 16:41, oggi alle 16:43. E quindi in realtà fra 3 minuti il sole toccherà, il centro del sole passerà attraverso l'orizzonte. Quindi il tramonto più anticipato a Santa Lucia che non al solstizio, che non oggi. Tuttavia, l'alba al solstizio ha anche anticipato ed è molto più anticipata che non al tramonto. Quindi, la durata complessiva del giorno a Santa Lucia è maggiore che non adesso al solstizio. Pensate che ovviamente l'orario del tramonto continuerà sempre a ritardare d'ora in poi. E l'alba però invece continua anche a ritardare, quindi viene incontro al tramonto e cerca di accorciare i giorni fino a inizio gennaio. I primi giorni di gennaio abbiamo l'alba più ritardata dell'anno, più tardi. Dai, che ce la fai. E riguardo alla Luna, che è una meravigliosa visione, guardate come sta aumentando il contrasto man mano che il cielo diventa più scuro. Prima la Luna era quasi un fantasma in mezzo al cielo chiarissimo, azzurrino, adesso abbiamo una Luna invece favolosamente, insomma, molto più contrastata, si riesce a vedere molto meglio. Che devi fare? Ingrandiamo un po', zoomiamo un pochino. Problemi tecnici. No, magari fossero questi problemi tecnici, ragazzi. Warning. Ok, Different now yes. times. C'è stato un attimo un glitch. Che belli i glitch, mi ricordano sempre Ghost in the Shell. Ok. Ok, better now. Senti, ti lascio e prendo una sedia. Ok. Prima che mi si spezzino entrambe le caviglie. Salve. È stato necessario. Va bene così, sì, va bene così. Anche
come da tradizione, turn it off and on again, cioè spegni e riaccendi, poiché ogni tanto il software della camera fotografica va in crash. Ma non penso che ti vedano bene, ho sbagliato. E quindi c'era rimasta per qualche secondo un'immagine statica della luna. Invece adesso siamo nuovamente in diretta. E togliamo anche questo fastidioso quadrato. Bene. E una. Bene, bene, bene. Qualcosa di divertente che si può fare adesso è magari andare a guardare qualche dettaglio un pochettino più da vicino dei crateri lunari, che come ben sapete sono degli affossamenti generati dalla caduta di meteore sulla superficie, e poiché la Luna non ha un'attività, né un'attività geologica né un'attività meteorologica, queste ferite, questi segni lasciati da questi sassi che sono cascati sulla superficie rimangono impressionati sulla sua superficie per tempo immemore. E queste sono letteralmente delle montagne, dei grossi buchi e grosse montagne sulla superficie di un altro pianeta. Ed è sempre emozionante poterli vedere così da vicino, anche con così tanto dettaglio. E nel far questo anche cogliamo l'occasione per mettere un pochettino meglio a fuoco. Le trovate? Lo facciamo in diretta. Questa è l'operazione così tanto annosa di messa a fuoco per qualsiasi astrofilo, vale a dire sposta un pochettino la manovella fino a che non ottiene il dettaglio massimo. Un'altra cosa interessante è che ognuno di questi crateri, di questi buchi, ha un nome. Nell'arco dei secoli sono stati tutti quanti nominati. Da quando hanno inventato il telescopio? Da quando ovviamente è stato inventato il telescopio, perché prima credevamo tutti che la Luna fosse fatta di formaggio. Quindi invece poi con l'ausilio del telescopio siamo stati in grado di poter vedere questi dettagli, e giustamente per potervisi riferire gli abbiamo dato un nome. I nomi spaziano dai nomi di filosofi greci a nomi di grandi fisici o matematici o comunque personalità della scienza che sono vissuti nell'arco dei secoli. E queste zone invece molto pianeggianti, molto grandi, molto lisce, che appaiono molto lisce, invece sono i mari e gli oceani, e non sono mari e oceani perché contengono dell'acqua, ma semplicemente sono delle zone più pianeggianti dove non ci sono stati grandi impatti e si sono conservate meno rugose. Adesso stiamo facendo un giro e come vedete adesso finalmente il fondo cielo inizia ad apparire non più blu scuro, ma inizia a sembrare quasi nero grazie all'aumento del contrasto dovuto alla progressiva riduzione della luminosità del sole. Spero che questa gita sulla superficie della Luna sia di vostro gradimento. Una cosa bella che è possibile notare, che è molto, molto affascinante, sono ad esempio le ombre. Queste si notano soprattutto sul terminatore, che è la zona che separa la parte illuminata dalla parte in ombra. Ad esempio, adesso cerco di portarlo al centro, questo bel cratere qui che vediamo al centro, quella parte scura che si vede all'interno del cratere, quella è proprio l'ombra della depressione sulla superficie lunare. Quindi guardando le ombre è possibile avere un senso di tridimensionalità, un senso di profondità dell'immagine, che ci fa proprio comprendere quanto quelle non siano solo delle, come dire, dei disegni sulla superficie del pianeta, ma siano davvero delle depressioni tridimensionali
frutto di nuovo di scontri con grossi sassi, meteore, che hanno incontrato la superficie del nostro satellite. E detto questo, io farei un altro giretto, mostrerei qualche altro dettaglio. Qui, di qui, anche solo da queste immagini, un geologo, un planetologo sarebbe in grado di derivare molte, molte informazioni sulla storia, sulla struttura, anche solo guardando le ombre, guardando i colori. Romina chiede: si sa verso che ora si potrà vedere? A breve, a brevissimo. Adesso stiamo osservando la Luna in attesa che il cielo si scurisca a sufficienza da poter apprezzare la congiunzione. A breve, quindi, direi non più tardi di 15-20 minuti, anche meno, appena c'è sufficiente contrasto da poterli puntare, li punteremo. Quindi intorno alle 17:10. Ovviamente si fa il possibile. E sì, un'altra parte molto importante, sempre, che accompagna la vita dell'astrofilo, sono le danze del sereno, ad opposto delle danze della pioggia che facevano le popolazioni aborigene antiche. Noi facciamo le danze del sereno, sperando sempre che le nuvole siano clementi e non si intromettano tra noi e il firmamento. Direzione sud-ovest, sì, bisogna guardare in sostanza a sinistra di dove è tramontato il sole, un po' in alto, volgendo lo sguardo, lì è tramontato il sole, un po' più in alto, un po' più a sinistra, ci saranno questi due puntolini molto 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 vicini. Qui uno molto più luminoso, che è Giove, e nelle sue immediate vicinanze, ma davvero saranno così vicini che forse, se c'è anche un po' di nebulosità, sarà anche difficile distinguere i due puntini separati, però saranno davvero molto 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 vicini. Il telescopio invece ne potremo ammirare i dettagli di entrambi. Vediamo se c'è Salvini sulla Luna, ma speriamo di no. Sarebbe bello. Sì, c'è, non so chi lo ha scritto, Virgilio. Allora, adesso il telescopio anche è in modalità di inseguimento siderale, vale a dire che sta inseguendo il moto del fondo cielo. La Luna invece si muove con un moto leggermente diverso, perché oltre a spostarsi apparentemente assieme al cielo, è molto vicino a noi e, girando attorno alla Terra, ha anche un suo apparente moto proprio, cioè la Luna appare muoversi sul fondo del cielo diversamente, più rapidamente rispetto al resto del cielo, e quindi il telescopio adesso è leggermente decentrato e lo ricentriamo, perché comunque il nostro obiettivo sono i due pianeti. Allora l'ho lasciato in inseguimento siderale. A occhio nudo si vede qualcosa, salvo sì, si vedranno appunto i due pianeti come due puntolini luminosi molto molto vicini tra loro. Si può già guardare. Un attimo, Francesco, siamo in attesa del tramonto del sole e dell'aumento del contrasto. I due pianeti adesso ancora non sono visibili, però ci siamo quasi. Speriamo si diradino le nuvole per poterle vedere bene. Sì, anche. Ora, diminuita la luminosità, correggiamo anche l'impostazione di scatto in modo da rendervi un'immagine. Ecco qui. Virgilio, vi ringrazio per questa meraviglia, grazie a te di essere con noi ad osservarla. Da dove guardi, città? Francesco, siamo a Roma.
Siamo a Roma e finora il meteo è stato abbastanza clemente, anche se c'è della preoccupante nebulosità terrestre, delle nubi, velature più che altro, che non impediscono questo tipo di velature di apprezzare la congiunzione, possono comunque inficiare un po' la percezione dei dettagli, poiché con questa nebulosità è difficile vedere nettamente le bande equatoriali di Giove, oppure le diverse bande di colore su Saturno, però gli anelli e i satelliti comunque riusciremo a vederli. E nel caso ci accontentiamo di quello che vedremo. Ovviamente bisogna, come tutte quante le attività che hanno con sé un rapporto con la natura, si ricorda sempre che noi siamo impotenti di fronte alla natura e dobbiamo cogliere. È dell'uomo che deve adattarsi alla natura e non il contrario. Sì, cogliere quel che è possibile cogliere, godendo comunque delle condizioni. Sì, un po' lontanuccio, sì. Vediamo. No, ancora no. Ancora c'è bisogno di un po' di attesa. Nel frattempo possiamo fare un altro giro. Ops. Possiamo dare un altro sguardo al terminatore. E ammirare ancora il nostro satellite. Aumentiamo ancora un po' l'esposizione, un quarantesimo. Per chi è un appassionato di fotografia, adesso questa che vedete dietro di me è una Canon, una 6D, che è al fuoco di questo lungo obiettivo. È adesso un 1120 f7 con un duplicatore di focale, quindi adesso siamo a 2240. Telefonata 2240 f14, e questa è una 6D attaccata appunto a fuoco diretto a questo cannocchiale, e la 6D poi collegata al computer con un cavo USB, e siamo a 1600 ISO e un quarantesimo di secondo, cioè non è troppo diversa dalla fotografia terrestre, la fotografia classica. È solo più impegnativa e anche più costosa, poiché è necessario dotarsi di attrezzature comunque di qualità, e richiede molta più pazienza, poiché stiamo andando a fotografare degli oggetti che sono evanescenti, sono estremamente meno luminosi rispetto a qualsiasi oggetto che è possibile fotografare direttamente a terra. E servono delle esposizioni quindi lunghissime, con tutte le complicazioni che questo comporta. E manca poco. Adesso Paolo, che è qui, sta scandagliando il cielo alla ricerca della posizione esatta dei due pianeti, e a breve saremo in grado di puntarli. Tu hai raccontato cose meravigliose sulla Luna? Io ho raccontato cose meravigliose sulla Luna, sì, nelle mie possibilità. E c'è stata una buona. Un buon ritorno. Va bene, tra un minuto ti do il cambio allora. E tra un minuto cambio e passo al maestro. L'ultima eclissi di sole nel millennio a Strasburgo nel 99, dice Andrea Ferrua. Era perfino più nuvolo. Poi, per un miracolo pari a quello dei pani e dei pesci, nel momento della totalità, col disco del sole completamente oscurato, dalla luna le nuvole si sono aperte e si è vista. Un'emozione che a distanza di 21 anni mi accompagna ancora. Sì, capita spesso, proprio perché con l'occultamento del disco solare da parte della luna, la zona della Terra in ombra riceve immediatamente, repentinamente, molta meno luce, molta meno calore. Questo provoca dei cambiamenti climatici, dei cambiamenti climatici meteorologici locali,
che portano le nuvole a spazzare, a diradarsi. E credo che anche per questo motivo gli eclissi erano visti con grande ammirazione, con grande paura dalle popolazioni antiche, proprio perché erano dei cambiamenti così repentini e così travolgenti dell'ambiente circostante, così anche inspiegabili, e su cui quindi ci si sono costruiti miti e mitologie. Paolo, vuoi darmi il cambio? Certo. Ciao Rossella. A che ora si vede? Si può vedere occhio nudo? Sì, tra poco. E adesso a sud-ovest a occhio nudo. Ti do questo per divertirti. Sì. Per divertirti. Sì. Ma mi metto comodo. Vai. Ah, lì. No, cioè sì, ma non lo so. Eccoci. Torniamo. Non mi vedo. Aspetta, tu sei qui. Okay. Yeah, eccoci qua. Se vuoi controllare, di qui ci sono i controlli, lo zoom. E... questo è zoom? Allora, lo zoom è questo qui, 1x, 5x, andando sul 5x. Non hai capito dove sta il click? Qui. Ah, d'accordo. 5x e poi ci picchia, spettacolare. I cursori per poter spostare, scorrere l'immagine, sì. È quello che tu Fantastico. Vedi qui. Viene, mi voglio viene avvicinare spesso. Quella cosa, però. D'accordo. Attenzione ai cavi, sì. E ai cavetti. Vedi? Ottimo. Oh, hai visto questa meraviglia della luna? Ah, lo sta intruppando. Sì. Guarda quanti. Io origliavo che Marcello vi stava dicendo che un geologo riesce a trarre una quantità enorme di informazioni da queste immagini. Voi non avete neanche idea di quante cose si possano ricavare da un'immagine del genere. A lezione ricordo sempre che i primi tempi, quindi sicuramente fino a nemmeno tanti anni fa, ancora oggi si fa questa cosa, ma un tempo era una parte importante del studio lunare, pensate che si conteggiavano i crateri per unità di area e si faceva una funzione della loro dimensione. In questo modo si riuscivano a capire le età, per esempio, dei terreni. Alla fine un concetto di base molto semplice da capire è questo, cioè dove ci sono più crateri e il terreno è più antico. Questo è evidente. Quindi, per esempio, noi adesso stiamo andando in una zona meno craterizzata. Vedete che qui a sinistra ci sono alti piani con crateri, e qui non c'è quasi nulla. Allora, questo ci dice che qui atterrarono Apollo 11, atterrò nel mare Tranquillitatis, e questo appunto è un terreno più recente rispetto a questi altri, che sono molto più ricchi di crateri, se ne vedevano moltissimi anche verso il polo sud. Il motivo è che naturalmente quella zona della Luna ha una superficie che è stata distrutta da un gigantesco asteroide che ha impattato e ha spaccato la crosta, ha fuso il mantello, si è riempito quel bacino d'impatto che è grossolanamente circolare di lava e il terreno si è riformato. Questi giganteschi impatti avvennero con una frequenza maggiore attorno fra i 3 e i 4 miliardi di anni fa. Eccoli là, guarda, stiamo andando dal polo nord della Luna, guarda che spettacolo, guarda che meraviglia. Sapete, altre curiosità sulla Luna: ad occhio nudo è impossibile vedere qualsiasi cratere. Ci sono leggende di persone che riescono a vedere crateri ad occhio nudo, ma attenzione, va distinto il vedere qualcosa laddove tu sai che c'è un cratere e vedere un cratere. Vedere un cratere è perfettamente impossibile, completamente impossibile. Il più grosso e luminoso è Tycho, vi faccio vedere anche dove si trova Tycho. Tycho è nell'emisfero sud, pensate, della Luna, ma nell'emisfero nord si vedono, adesso ve lo faccio vedere, cerco di farvelo vedere, qua. Sì, fantastico l'eclissi, stavo sbirciando le vostre domande. Ecco, guarda qui. Vedi che qua ci sono dei
qua c'è una sorta di linea, vedi? Che taglia a metà il mare della Serenità. Bene, a crederci o no, questo è il raggio lasciato da un impatto meteorico nell'emisfero opposto della Luna. Quindi, qui a sud, se noi seguiamo la direzione in cui va quel raggio, arriviamo verso il centro della raggiera, che è la raggiera di Tycho, uno dei crateri più recenti e più immani, fantastici, in questo momento in ombra. Qui vedete un altro raggio di Tycho. E viene da qui a sinistra, nella zona in ombra in questo momento, si trova il cratere Tycho. Allora, dicevo, uno può anche suggestionarsi e dire di vedere il cratere Tycho, ma effettivamente tu vedi una macchia d'albedo che non sapresti mai dire che cos'è. Quindi anche storie che vengono raccontate sulla visibilità dei dettagli circolari sulla Luna non hanno nessun senso. Sulla Luna si vedevano i conigli. Ecco, questo è quello che si vedeva sulla Luna. Oppure i peccati di Adamo. Si dice che quando, di Caino per l'esattezza, che quando Caino uccise Abele, la Luna, per l'orrore a cui assistette, da che era perfettamente bianca, liscia, uniforme, si corruppe. Perché troppo fu il terrore per quella cosa. È una, ovviamente, una novellina, insomma, che viene raccontata con la stessa innocenza anche da Dante, il quale invece si chiede in maniera molto più pressante e interessante dal punto di vista scientifico, quali erano, lo chiede a Virgilio evidentemente, quali erano i motivi della non perfetta, uniforme composizione della Luna. La spiegazione andava appunto, cercava di essere quantitativa, ma insomma, Galileo, Dante nasce 300 anni prima di Galileo e quindi faceva quel che poteva e poteva molto, Dante, dal punto di vista delle conoscenze scientifiche era avanzatissimo. Ci stiamo facendo questa meravigliosa passeggiata sulla Luna in attesa che Giove e Saturno si tolgano da un'antipatica nuvola che sta praticamente esattamente di fronte a loro. È quella che in termini tecnici, in alcuni circoli scientifici, si chiamano nuvola di Fantozzi, in onore del grande Fantozzi. E vi leggo un po' di domande, vedo che sta facendo una quantità di domande che è favoloso. Chi è che saluta Paolo? Yuri, ciao. Replying to Andrea Ferrua. Sì. Sì, da dove ci troviamo abbiamo un orizzonte sud-ovest adeguatamente libero, evidentemente, insomma. Allora, dovunque vi troviate, sì, va bene, seguite la diretta, ma a quest'ora il cielo comincia a essere già abbastanza scuro e fra un quarto d'ora dategli un'occhiata in prima persona a questa congiunzione perché non potete esimervi. Dove osservare? In direzione sud-ovest. O tutti i cellulari hanno la bussola, quindi sapete dov'è il sud-ovest. Alto, Giove sarà alto circa neanche un palmo sull'orizzonte. Ecco, se uno tiene a braccio teso la mano, palmo a braccio teso, traguarda dalla punta del pollice alla punta del mignolo, sono una ventina di gradi. Quindi a meno di un palmo dall'orizzonte, dal piano che passa per i vostri occhi, sopra, in direzione sud-ovest, ci sono Giove e Saturno. Riprendo, è l'ultima volta che vediamo la Luna, perché fra poco ci spostiamo ovviamente a vedere Giove e Saturno, e quindi durerà pochissimo. Volevo finire il discorso della dicotomia, cioè come mai è importante e rilevante questo discorso della Luna al quarto. Aristarco utilizzò la Luna all'ultimo quarto, perché se ci fate caso, no? Se la Luna è illuminata dal Sole ed è esattamente a metà, significa che l'angolo Terra-Luna, Luna-Sole, quindi l'angolo centrato sulla Luna, è di 90 gradi, altrimenti la Luna non sarebbe esattamente a metà. Basandosi su questo, Aristarco disse: allora io misuro l'angolo al Sole, ovvero la distanza, anzi la distanza angolare fra Luna e Sole, e posso risolvere il triangolo, perché io ho due angoli. Aveva anche la misura della distanza della Luna, perché quella Aristarco l'aveva misurata in termini di raggi terrestri. La cosa più semplice da fare, sinceramente, quella si può fare, l'ha fatto con enorme precisione ed è adeguato, insomma, è un risultato a cui si poteva tranquillamente arrivare. Quindi tu hai la distanza Terra-Luna,
hai due angoli, misura uno teorico, che lo misuri nel momento in cui la Luna si trova esattamente a metà, l'altro lo devi misurare, devi essere molto bravo. Lui fece le misure e si rese conto che questo terzo angolo era piccolissimo sotto le sue capacità di misura, quindi lui ebbe una misura minima della distanza del Sole. Lui riuscì quindi con la Luna al primo quarto, all'ultimo quarto per l'esattezza, a stabilire qual era la distanza del Sole, la distanza minima che gli risultò ad essere, a lui risultò circa 20 milioni di chilometri, o mi sa ancora meno, no? Lui gli venne una misura al di sotto dei 10 milioni di chilometri, quando invece sapete tutti che il Sole dista 150 milioni di chilometri, quindi un errore di più di 15 volte. Per difetto, però era il limite minimo, ecco, diceva, questa è la distanza minima del Sole. Stiamo guardando ancora la Luna, però Giove e Saturno sono in vista, e quindi tra poco ci sposteremo su Giove e Saturno. Altra domanda che occorre fare sulla Luna è perché i crateri sono tutti circolari. L'altezza è importante per capire se l'orizzonte è sgombro da colline o altro. Certo, sono, ti ripeto, una quindicina di gradi dal livello dei tuoi occhi verso l'alto. Una roccia fluttuante nel vuoto, lo è, sì, è incredibile. Lascia veramente di stucco la Luna. Torno nella parte sud, che è più craterizzata. Questi sono i canali, i crateri, vabbè, ce la farò. I mari, ad esempio, questo è... non è proprio il più piccolo mare visibile a occhio nudo, però sfida la capacità umana. Pensate che questi qui sono un paio di primi. No, scusa, un paio di primi è forse per così. E quindi l'occhio riesce a vedere quel disegno con molta difficoltà. Si riescono a cogliere dei dettagli anche più fini sulla Luna. Ad esempio, questo raggio che vi ho fatto vedere prima, ci torno, vado subito qua, quello si riesce a vedere a occhio nudo, è incredibile, un eiectum, cioè appunto una emissione, una gittata dal cratere Tycho, dall'altra parte che passa attraverso il mare, quindi alto contrasto, questa banda si riesce a cogliere ad occhio nudo, incredibile. Qua siamo sul primo d'arco, un trentesimo del diametro lunare. Però, come vi dicevo, vedere i crateri, no, questa è proprio una leggenda metropolitana. Poi ne riparliamo. Sapete che io da archeoastronomo tengo anche un corso di archeoastronomia all'Accademia delle Stelle, quindi se vi interessa questo genere di cose scriveteci e poi eventualmente ne parliamo. Dove si trova la vostra diretta? Sul web e non su Facebook? No, soltanto su Facebook o su YouTube, ecco, questo sì, chiaro. Su YouTube, sul nostro canale YouTube, ciao Ludovico, c'è la diretta. Sì, stavo guardando ad occhio nudo, si potrà vedere, naturalmente sì, l'avete... Ci siamo? Sì, c'è già, sono visibile. Ma allora che cosa vuoi fare? Lo metti... Eccolo là, guarda che meraviglia. Lo metti così, col telescopio sotto, appeso? Anziché flippando? Sì. Non l'hai flippato? No, non l'ho flippato, lo possiamo flippare. Come vuoi, eh? Possiamo flippare. Era meglio. Cosa vuoi flippare? Fa niente, dai. No, se lo vuoi flippare, lo flippo. Solo ovviamente il pubblico vedrà un pochettino di spostamento. Allora, ma è un minuto, ci metti. Sì. D'accordo, che fai? Devi staccare questo cavo? Stacchi qualcos'altro? Sì, o stacchi la macchina che forse. No, stacchiamo solo il cavo. Va bene, allora adesso puntiamo. Sì. Giove e Saturno. Allora, guarda, io mi sposto, mi metto di qua. Proviamo a farlo senza flippare, dai, così non devo staccare nulla e non bisogna... Proviamo senza flippare, d'accordo. Su flip. Abbandoniamo la Luna, salutiamo il nostro satellite che era meraviglioso, cioè ci sarebbe stato da fare una diretta soltanto per la Luna. Sì. E magari la faremo per raccontare vita, morte e miracoli del nostro meraviglioso satellite. Sapete che la Luna è il più grande satellite del Sistema Solare in proporzione al suo pianeta. Fino al 2006 ci batteva Plutone, perché Caronte è più grande della Luna rispetto a Plutone, ma dal 2006 più giù,
Cioè, giù e a destra. Sì, Paolo, dammi aiuto. Vai. Eccoli, eccoli, perfetto. Yes. Cioè, ma stavi proprio puntando. Vado? Aspetta ancora. Eccoli, guarda, sono passati per un attimo nel campo. Era ingrandito, quindi adesso dezoomo. Okay. Eccoli che cosa vedo. Vai, chiudi. Bravissimi ragazzi. Guarda Giove, guarda Giove. Un attimo che lo centro qui, così abbiamo la miglior resa dalla camera. Un secondo. Vai tranquillo. Io intanto rispondo alle vostre domande. Verso ora si potrà vedere, attenzione, ripeto, ovviamente si vede quando fa abbastanza buio, cioè da questo momento compreso. Aiutatevi con un binocolo. Do altre indicazioni, però vi do qualche altra indicazione. Nei giorni scorsi si vedevano, eccoli, guarda che meraviglia, Giove e Saturno così vicini. Si vedevano, erano un po' meno vicini, ma erano comunque così, non è che oggi compaiono nel cielo e sono così vicini, domani saranno da parti opposte del cielo uno rispetto all'altro. Tieni, guarda che meraviglia. Vai, vai tranquillo. Finché non tramontano li possiamo vedere. Eccoli qui, Giove e Saturno. Così pure domani potranno vedere, un po' meno vicine di questa sera, ma ecco, se magari in qualche parte d'Italia in questo momento il cielo è nuvoloso, fammi vedere il... Voglio vedere il meteo. Però se tu mi sposti, ci spostiamo tutto. No, adesso lo rimetti, però questo qui lo devo spostare perché sta da qua. Sì. Controllo come state messi su tutta Italia con le nuvole. Ai 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 ai, vedo che al nord siete annuvolati. Sì, tutta la zona del nord, sopra gli Appennini, avete occasionali schiarite. Io vedo più sulle Alpi, c'è qualche possibilità in più, mi pare. Ma no, non è proprio il massimo. Ma non vi preoccupate, ripeto. Innanzitutto adesso ve lo vedete in internet, diciamo. E... non so se avete sentito l'effetto audio. E anche in Sicilia, in Calabria, vedo nuvolazze, nuvole un po' antipatiche, anche nel nord della Sardegna. Va bene, ripeto, i giorni scorsi c'era questo spettacolo, ci sarà anche nei giorni prossimi. Se avete un binocolo è meglio, anche un binocoletto molto semplice, il più semplice che potete, che avete, vi aiuta a vederli, perché Saturno, che è così tanto vicino a Giove, è 10-11 volte più debole di Giove, quindi a questa distanza ad occhio nudo è difficile scorgerlo, bisogna avere una buona vista più che altro. Per esempio, fino a... eccolo, sì, adesso lo vedo anch'io, a occhio nudo in questo momento nel cielo ancora chiaro. Però capisco che non è banale. Saturno è a ore una rispetto a Giove. Se uno lo guarda, se esce sul balcone, osserva, o apre la finestra e si guarda Giove, a ore una, quindi in alto un pochino a destra, vede Saturno. Provo a... focheggiare? A focheggiare, ma credo che meglio di così sì, non si possa vedere, perché devi lavorare solo sull'esposizione adesso. Sì, aspetta, te lo allento un po'. No, va bene, lascia. Lascia che non sia mai che mi toglie. Ho capito perfettamente, questo è il fuoco perfetto. Ok, quindi chiudo. Allora, quindi sulla visibilità ve lo raccomando, uscite fuori e datevi un'occhiata. Se non potete questa sera non fa nulla, lo farete i prossimi giorni. Saranno un po' meno vicini, ma in ogni caso non lo avreste mai visti, non li avreste mai visti così vicini in vita vostra. Io non li ho mai visti così vicini o così vicini come erano la settimana scorsa in vita mia, e osservo da un pochino, ecco, da qualche decennio. L'ultima volta che furono così tanto vicini era il 1623. Vivo Keplero, lui riuscì a vedere non il giorno del massimo avvicinamento, ma qualche giorno dopo, a causa del maltempo. E d'accordo,
Quindi sono 400 anni che non si sono visti in generale così vicini. E se lo sapete, sulla pagina e sul sito ci sono tutte queste informazioni. Abbiamo scritto un bell'articolo a firma di Simone Fantini, con tante informazioni. Appunto, l'ultima volta che sono stati più vicini di così invece era il 1226. Quindi 40 anni prima della nascita del nostro sommo poeta, siamo già tutti quanti orientati sul Dante. Ah, meglio di così non si può andare, ma non è detto che non si possa provare. Come vi dicevo, allora, un astrofilo che ha osservato per tanto tempo non è per niente abituato ad una visione del genere, anzi, è straniante. È assolutamente, come dire, insolita e incredibile vedere i due pianeti giganti del Sistema Solare così tanto vicini. Giove e Saturno. Un po' di astronomia su questi pianeti, ma sono cose che immagino la stragrande maggioranza di voi abbia perfettamente presente. Cioè, Giove sono entrambi i giganti gassosi del Sistema Solare, sono i due pianeti più grossi e più pesanti del Sistema Solare. Giove in particolare è 1.000 volte più leggero del Sole, ma è più di 300 volte più pesante della Terra. È circa 318 masse terrestri, Giove, questo qui, quello in basso. Di Giove si riesce a osservare molto chiaramente in questo momento lo schiacciamento polare, vedete che non è un cerchio perfetto ma è un po' schiacciato, e poi delle bande sulla sua superficie. A sinistra nell'immagine vedete anche brilluccicare i suoi satelliti naturali. Considerate che questa sera nessuno farebbe una diretta su Giove né su Saturno se non fossero così vicini, perché si trovano dalla parte opposta del Sistema Solare, quindi non sono nelle migliori condizioni osservative, anzi, sono praticamente nei mesi in cui si vedono peggio, perché sono molto vicini al Sole, distano una quarantina di gradi dal Sole. Non ho parole, cioè è incredibile. Aspetta, la prendiamo in diretta, la telefonata. Pronto? Sì. Arrivo. Buonasera. Dove eravamo rimasti? Allora, purtroppo, non si vede poi così bene. Perché, come diceva giustamente Paolo, adesso Giove e Saturno sono praticamente dall'altro lato del Sistema Solare. Cioè, noi ora lì riusciamo a vedere dove tramonta il sole, perché sono dall'altra parte del sole rispetto a noi, quindi sono molto molto lontani rispetto a noi, e inoltre sono molto bassi sull'orizzonte, e come ben sappiamo, il motivo per cui il tramonto è arancione, sulla parte bassa dell'orizzonte c'è una festa di rifrazione e di atmosfera che appunto rende il colore del cielo rosso, arancione, proprio in virtù del fatto che per guardare il sole la luce deve passare attraverso tutta quanta l'atmosfera tra noi e l'immagine. Quindi noi adesso stiamo guardando Giove e Saturno attraverso una grande quantità di atmosfera, e quindi questo rende l'immagine risultante non proprio eccelsa, però comunque è possibile distinguere alcuni dettagli. Sono visibili ovviamente i famosi, famosissimi anelli, e su Giove un piccolo sentore di bande equatoriali, cioè di bande marroncine, sono presenti. Proviamo a ridurre l'esposizione, quindi adesso siamo ad un sesto, siamo ad un tredicesimo o anche un quindicesimo. Bravissimo.
Ecco, questo rende l'immagine sempre un pochettino, come dire, impiastrecciata e semovente, come se fossimo sul fondo di una piscina, però riesce a rendere qualche piccolo dettaglio in più della superficie gioviana. Vediamo anche se riusciamo, giocando un pelo con il fuoco, a avere qualche dettaglio in più. Ecco, sì, sì. Quindi su Giove è possibile vedere delle bande marroncine trasversali, quasi parallele, leggermente inclinate rispetto all'immagine. Diciamo che sono le bande sono parallele nella stessa direzione di Saturno, e quelli sono proprio dei dettagli superficiali atmosferici. Sono delle nubi che imperversano, le nubi e temporali che imperversano sul gigante gassoso. Aumentando invece l'esposizione, al contrario, quindi esponendo non so, un quarto di secondo o mezzo secondo anche, ecco che, no, anche di più, va, facciamo 0,8 secondi. Ecco che i dettagli ovviamente superficiali di Giove scompaiono, poiché l'immagine adesso è abbondantemente sovraesposta. Però sono comparsi dei puntini accanto al gigante gassoso, e quelle non sono stelle, come pensava Galileo la prima volta che le osservò con il suo cannocchiale nel 1600, bensì sono ancora degli altri mondi. Sono i satelliti, sempre in onore del grande Galileo, satelliti galileiani, che lui aveva scambiato per stelle e aveva intitolato ai Medici, le aveva chiamate le stelle Medicee, e poi però con l'osservazione di tante notti, vedendo che quei puntini lì erano sempre accanto a Giove e sembravano inseguire Giove, e si rese conto che invece erano degli altri mondi che giravano attorno al gigante gassoso, e il gigante portava con sé. Sulla sinistra ci sono Io e Ganimede. No, un attimo. Devo fare un controllo, poiché Saturno Giove c'entra. Un attimo, guardo l'applicazione di riferimento. Ah sì, ok, no, sulla sinistra ci sono vicini Io e Ganimede, quindi due puntini molto vicini che vedete a sinistra. Camino piano, con non toccare, perché sennò mi sposti tutta l'immagine. Benissimo, grazie a lei, arrivederci. E invece sulla destra c'è Europa. Sulla destra c'è Europa. Callisto è invece molto più lontano. Eccolo lì. Abbiamo portato Saturno fuori dal campo visivo. Però sull'estrema sinistra, quel piccolo puntolino è Callisto. Poi ci sono, proseguendo, andando verso Giove, Ganimede ed Io, e a destra di Giove c'è Europa. Sono mondi grosso modo delle dimensioni della Terra. Io è più piccolo, Callisto è più grande, Europa è più o meno grossa quanto la Terra. Europa, inoltre, è uno dei mondi candidati a ricevere delle esplorazioni spaziali alla ricerca della vita. Questo è Paolo che sta modificando il treno ottico dell'altro telescopio. Sì. Poiché Europa, sì, ci sono dei segni abbastanza inequivocabili che abbia un oceano di acqua liquida sotto una superficie ghiacciata di qualche chilometro, e quindi ci sono abbastanza scienziati curiosi da andare lì, fare un buco e vedere che cosa ci sta nuotando lì dentro, se c'è qualcosa che ci sta nuotando lì dentro.
Europa come Encelado, che invece è un mondo che gira attorno a Saturno, ha la stessa, anche Encelado ha la medesima configurazione, quindi palla ghiacciata con ripieno di acqua salata, dove dentro ci potrebbe essere qualcosa. Di Encelado si vede, alcune fotografie scattate dal telescopio Hubble hanno impressionato anche dei getti ghiacciati, di acqua ghiacciata, che spruzzano acqua ghiacciata nello spazio. Quindi immaginate, è possibile vedere un grosso oggetto provenire, uscire da un pianeta, è come se noi avessimo un geyser enorme che spara acqua a decine di migliaia di chilometri dalla superficie terrestre. E queste e tante altre storie sono disponibili sui vari mondi del nostro sistema solare, che non mancano di stupire. Ripasso la parola a Paolo. Ho messo l'esposizione alta per mostrare i satelliti. Ah, benissimo. E ho raccontato qualcosa dei satelliti, di cui puoi regolare l'esposizione. Favoloso. Eccoci, ci diamo il cambio. Guarda che meraviglia, i satelliti di Giove. I geyser osservati sui satelliti sia di Giove che di Saturno. Abbiamo immagini di Europa riprese al telescopio spaziale Hubble, come ricordava Marcello, e tu dovresti, dove sei? E invece le immagini dei geyser di porto fuori Saturno per farvi vedere una cosa, le immagini di dei geyser di Encelado sono invece della sonda Cassini, che ha fatto un lavoro favoloso. Allora, i satelliti li avete visti quali sono? Abbiamo Callisto qua giù, Ganimede qui, io, il più vicino a Giove, e di conseguenza Europa è da questa parte. E poi c'è ovviamente il satellite, questo che satellite è ovviamente, questo lo riconoscete? È difficile riconoscere il quinto satellite di Giove. Siate informati che in realtà di Giove non si vedono mai 5 satelliti, il quinto è Amaltea ed è molto debole, di 13esima magnitudine, quindi non è alla portata di telescopi amatoriali, o comunque bisogna faticare parecchio per riuscire a vederla, anche perché è molto interno, e quindi quello non è un quinto satellite di Giove, ma è una stellina simpaticissima che ci fa compagnia, si è allineata con il sistema dei satelliti di Giove e ci saluta da distanze di centinaia di anni luce, 230 anni luce. Si chiama SAO 188-965, salutiamo SAO 188-965, il cui saluto le pergiungerà fra due secoli e un terzo. E invece Giove no, è a un passo da noi. Sapete che le distanze del sistema solare sono microscopiche rispetto alle distanze astronomiche delle stelle, quindi Giove in questo momento si trova a circa 50 minuti luce, sta a 630 milioni di chilometri. Saturno è a più di un'ora e mezza luce da noi. Però sono ore, non sono gli anni a cui distano le stelle. Al di là di questi valori incredibili di distanza, c'è da dire, come vi stavo dicendo, che agli occhi di un osservatore questa è una visione surreale. È incredibile riuscire a vedere così tanto ingranditi contemporaneamente Giove e Saturno. Perché non capita mai, appunto. Vi ricordavo che l'ultima volta è successo nel 1623 e la volta precedente nel 1265. È straniante, noi alle volte vediamo anche abbastanza frequentemente, insomma ogni qualche anno vediamo la Luna passare davanti ai pianeti, anche quello è incredibile, poter vedere la Luna che occulta Venere, Marte o Saturno, è veramente impressionante. Però questo sembra un fotomontaggio, anche vedendolo a occhio nudo è qualcosa di incredibile. Lo state vedendo a occhio nudo, ora si vede abbastanza bene Saturno che si sta
leggermente portando a ore 2 rispetto, quindi un pochino più a destra rispetto alla verticale di Giove, sono molto vicini fra di loro. Tutte le storie che sono state raccontate sulla sera di Betlemme, facciamo un po' di chiarezza. Noi non sappiamo quale fosse l'astro che guidò i magi. Nel Vangelo di Matteo si dice che apparve una stella. Non si dice altro. Aster è la parola greca del Vangelo, aster, quindi astro. E questo astro guidò i magi. Che cosa fosse questo astro non viene specificato, quindi sono tutte quante illazioni. Detto questo, storicamente una delle interpretazioni, come dire, meno fantascientifiche, più plausibili, anche più interessanti dal punto di vista culturale, la diede proprio Keplero, quando avanzò l'ipotesi che potesse essere una congiunzione Giove-Saturno ad aver rappresentato questo segno celeste che anticipava la nascita di Gesù. Va bene, non entro nei dettagli dell'importanza anche astrologica e quindi di quello che veniva raccontato di questa congiunzione. Non so se vedete, ho in fronte una lucetta perché siamo al buio e dobbiamo muoverci, però ecco, tenete presente che non passava inosservato se Giove andava incontro a Saturno. E quell'anno, nel 7 a.C., nel nostro calendario, sapete che nel nostro calendario non c'è l'anno 0, quindi se uno volesse metterci l'anno 0, allora sarebbe il 6 a.C. Ecco, nel 7 a.C. questi pianeti si congiunsero 3 volte, cioè si raggiunsero, si allontanarono, si riraggiunsero, si riallontanarono e si raggiunsero per la 3ª volta, si passarono l'un l'altro 3 volte, quindi già in un ambiente in cui sulle storie si facevano, sulle stelle si facevano tante storie, immaginatevi che cosa, che clamore poteva avere una triplice congiunzione nel giro di pochi mesi. Di questo argomento ha approfondito tanto Giuseppe De Cesaris, un ricercatore indipendente che ha scritto anche un libro sulla questione. Devo dire che non manca di qualche interesse e plausibilità alla sua interpretazione, anche se dal mio punto di vista a un certo punto non si può pretendere di spiegare tutto con questa chiave. Alcune cose con questa chiave sì, cioè lui praticamente spiega l'importanza che ha avuto anche presso il popolo ebraico questo tipo di fenomeno, perché erano comunque dei messaggi che venivano letti e interpretati, ripeto, non passavano inosservati, però poi ecco, non si dovrebbe, dal mio punto di modo di vedere, poi dilagare per spiegare tutto quanto, ma il suo lavoro va studiato, comunque è interessante e va studiato. La cometa, ecco, bravissimo, ti ringrazio, mi scrivi questa cosa. Non è che la stella di Betlemme era una cometa e quindi questo, se la stella di Betlemme è una cometa, non è così proprio, assolutamente. Le comete sono astri che hanno una specificità completamente loro, ben definita, indipendente. No, hai combinato qualcosa però, hai toccato qui. Chiama Marcello. Adesso rimettiamo subito. Ah, eccoci qua. Marcello. Vediamo che cosa riesco a combinare. E voilà. Allora, dicevamo, la cometa. La cometa è una ipotesi di lettura della stella di Betlemme, ma non c'è niente a che fare con Giove Saturno, chiaramente, ecco, proprio completamente niente. Sono due interpretazioni. È fuori, sono spuntati. Oh. Sì, è stato in qualche modo modificato l'assetto. Adesso recuperiamo subito la congiunzione. Eccola, guarda, già l'hai presa su. Quindi sono due cose diverse. Tra l'altro, a immaginare che la stella di Betlemme fosse una cometa era stato niente meno che Giotto, il quale aveva osservato lui autotticamente la cometa di Halley, che passò attorno a 1300, quindi lui vivente osservò la cometa di Halley e decise di rappresentare la
la cometa nel famosissimo affresco degli Scrovegni, della cappella degli Scrovegni a Padova, dove compare sopra la capanna di Betlemme una cometa che lui disegna, quindi che lui aveva visto e disegna, immaginando in maniera del tutto indipendente, per conto suo, di sua, come sua idea, che potesse essere una cometa, il famoso astro. Quindi noi mettiamo una cometa sul presepe su iniziativa di Giotto, sostanzialmente. Keplero, 300 anni dopo, decise di provare a vedere, a tentare altre maniere. Sì, sì. 0,1 gradi, quasi l'impressione di avere davanti una stella sola a occhio nudo. Assolutamente sì. Giove è un punto luminoso, molto luminoso, ma è un punto. Saturno è molto meno luminoso di Giove, quindi anche sommando insieme le loro luci, è sempre Giove che comanda. È il 90% della luce è quella di Giove, quindi è una stella luminosa, non ha niente a che fare né con una cometa come aspetto, né con qualche cosa. Si è letto di tutto sulla stampa generalista, si è letto di tutto. Cercate di seguire dei siti che vi danno informazioni scientifiche, ecco, su queste cose, se vi interessano i fenomeni celesti, e leggete la notizia scandalistica, la stella di Betlemme, una grande luce nel cielo, andate a cercare poi un'Accademia delle Stelle, un sito istituzionale tipo INAF, eccetera, che vi danno le indicazioni corrette, tutte le informazioni del caso, così vi liberate dalla schiavitù delle notizie false e capite come stanno le cose. Quindi in questo momento Giove e Saturno vicinissimi in cielo, io personalmente li riesco a distinguere senza problemi. Chi ha una vista forse un pochino più debole potrebbe avere difficoltà, ma non si confondono come una singola luce. Non è una luce particolarmente impressionante, è molto luminosa, perché Giove, che lo sappiate o no, Giove è l'astro più luminoso del cielo notturno, tolta Venere e tolta la Luna, va bene? Quindi è il quarto astro più luminoso del cielo in assoluto, dopo Sole, Luna e Venere. E perciò è molto più luminoso. Nessuna stella può competere con Giove come luminosità. E Saturno invece no, è molto più debole. Si vedono quindi in cielo questa coppia di stelle, ma poi non si può nemmeno presumere che i magi o qualunque osservatore del cielo dell'antichità potesse scambiare Giove e Saturno, vicini quanto volete, per un astro diverso da Giove e Saturno. In tutte le civiltà rurali i pianeti sono riconosciuti a vista, tutti li conoscono perfettamente. State facendo un sacco di domande e adesso cerco di rispondervi. Come si fa a calcolare la distanza in gradi tra due pianeti? Dove si... Allora, il vertice dell'angolo è il nostro occhio, quindi la Terra. Hai una retta che va verso Saturno e una retta che va verso Giove. La differenza di direzione è di 6 primi, circa 6 primi. L'angolo è una differenza di direzioni e quindi la direzione verso Saturno e verso Giove differiscono di 6 primi. Dove si può vedere? No, allora, ecco, la Luna la vedete tutti quanti. Osservando la Luna andate a destra in basso, fino all'orizzonte. Scendete giù con un angolo di neanche 45 gradi, ecco, un po' meno di 45 gradi, andate verso destra in basso e c'è Giove e Saturno. Lo vedete questa sera, lo vedete anche domani. Adesso Giove e Saturno lentamente si allontaneranno e pian piano poi verranno inghiottiti nelle luci del tramonto, perché laddove si trovano adesso Giove e Saturno sopraggiungerà nel giro di un paio di mesi il Sole, e quindi fra un paio di mesi Saturno sparirà e con un po' più di lentezza sparirà anche Giove, che riapparirà l'anno prossimo a febbraio. Già a fine gennaio si dovrebbe riuscire a vedere all'alba, ma i tre magi erano astronomi e astrologi, e astrologi loro sapevano, certo, quello che dicevo io, nel senso che nell'antichità la confidenza col cielo era assoluta, tutti quanti conoscevano i pianeti e a maggior ragione chi li studiava, quindi naturalmente era possibile fare questa... identificare questo fenomeno e poi anche
narrarci sopra storie sulla sua importanza come messaggio celeste. Rispetto alla Luna è in basso a destra, cioè seguite la convessità della Luna, la pancia della Luna, e troverete vicino all'orizzonte Giove, vicinissimo Saturno. Guardate che c'è una grossa differenza di luminosità. Con le nuvole non si vede nulla, però i prossimi giorni riuscirete a vedere qualche cosa di più. Adesso torniamo a parlare di questi due pianeti, perché della congiunzione ho appena finito, ricomincerò fra poco comunque per chi si collega adesso, ma vi dicevo che sono i due pianeti più grandi del Sistema Solare, il primo più grande e il secondo più grande. Giove immenso ha anche lui un sistema di anelli, ma si tratta di un sistema di anelli estremamente sottile, niente a che fare con il meraviglioso, grandioso sistema di anelli che si vede su Saturno. Mi interessa, visto che ci sono fra di voi moltissime persone che sono principianti o addirittura persone che non ne sanno nulla di astronomia, che sono semplicemente curiose, mi interessa dirvi che una immagine del genere di Giove e di Saturno, tanto per cominciare, non è entusiasmante per quanto riguarda il dettaglio, cioè Giove e Saturno normalmente si vedono meglio di così. Ci sono due problemi in questo momento per vedere Giove e Saturno, e sono la loro distanza dalla Terra. In questo momento sono praticamente dalla parte opposta del Sole, quindi sono molto più lontani del normale, sono più di 200 milioni di chilometri più lontani di quando invece sono ben visibili. Prima cosa. Seconda cosa, sono bassi sull'orizzonte. Chiunque adesso apra la finestra e osservi in direzione sud-ovest li vede quanto sono bassi sull'orizzonte, lì a sud-ovest. E non si osservano mai pianeti così bassi a meno che non ci sia un motivo per farlo. Attenzione a non toccare il telescopio. Noi lo stiamo facendo per poter osservare questa incredibile avvicinamento prospettico dei due giganti gassosi. L'altra cosa che volevo dirvi è che un'immagine di Giove e Saturno migliore di questa la potete ottenere con un telescopio da 100 euro. Un telescopio amatoriale riesce a farvi vedere benissimo gli anelli di Saturno, le lune di Giove che si vedono qua sotto a destra e a sinistra di Giove, quelle lucine minuscole che lampeggiano sono i satelliti di Giove. Se volete comprare un telescopio, una guida alla scelta la trovate sul nostro sito accademiadellestelle.org. C'è. Fai. Eccoli. I satelliti si vedono meglio così, aumentando un po' l'esposizione. Nella home page trovate il quarto box. È una guida all'acquisto del telescopio. Se volete fare un regalo per Natale, quella è una possibilità. Andate a scegliere il miglior telescopio fra 0 e 400 euro per ogni fascia di prezzo che vi viene consigliato, insomma, alla luce di osservazioni e di chi conosce il mercato. Oh, fantastico, sono contento. Riconosco l'ultimo messaggio arrivato. Ah, niente meno, c'è Carmela che è riuscita addirittura a osservare, mentre alzava gli occhi al cielo, una stella cadente, anche abbastanza luminosa da quello che leggo. Quella è una sorpresa che il cielo fa sempre, cioè siamo così fortunati che quando si osserva il cielo è facile osservare anche una meteora. Ci sono state pochi giorni fa le Geminidi, uno sciame di stelle cadenti, poco noto, era il 14 dicembre il massimo, sono poco note, nel senso che tutti quanti voi conoscete le stelle cadenti di agosto, ma le Geminidi non hanno niente da invidiare e hanno fatto un meraviglioso spettacolo, anche con stelle cadenti molto luminose. E in ogni sera dell'anno è possibile sempre vedere, oh, guarda che spettacolo, guarda che meraviglia, hai fatto una foto? Sì. Ma che spettacolo, si può ingrandire qui a schermo? È bellissima, vedete? C'è Giove con i suoi satelliti. Attenzione, da sinistra a destra c'è Callisto, Ganimede, Io, Europa. Quindi Europa è dall'altra parte. E poi al di là di Europa c'è un intruso, un satellite che non è un satellite, è una stella, che si trova lì davanti. E invece Saturno ha... non la riesco a vedere con chiarezza qui, ma mi sembra a destra, in alto a destra, rispetto a Saturno c'è un piccolissimo puntino luminoso,
Si può ingrandire questo? No, questo no. Questo purtroppo no. Neanche se faccio così? No. Neanche così? No, è solo un'anteprima. No, è anteprima sciocchina. Va bene. Qui adesso, loro vedono il mio mouse? No, il mouse no. Ok, a destra di Saturno c'è un piccolissimo puntolino, quello è Titano, il più grande satellite di Saturno e l'unico satellite del sistema solare che ha una atmosfera, tra l'altro anche molto densa. Dove si vede? Direzione sud-ovest, a sud c'è la Luna, guarda, considera che al sud c'è la Luna, quindi 45 gradi a destra della Luna, molto bassi sull'orizzonte, vedete questa meraviglia. Proviamo a ridurre. Riduci, così vediamo meglio, bravissimo. I dettagli. Sì, 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 sì. Eccoli, guarda come si vedono bene adesso le bande di Giove. Giove è un gigante gassoso e... se lo provo a spostare un pochino, eccolo, guarda che meraviglia. Giove è un gigante gassoso, quindi è un'immensa palla di gas molto più grande della Terra, ha un diametro di 140.000 km. E ruota molto rapidamente, in meno di 10 ore. Questo fa sì che il suo aspetto sia ovale. Questo lo si vede anche con un piccolo telescopio, non serve avere un grande telescopio per riuscire a vedere le bande di Giove. Spero di darvi così delle buone notizie e incoraggiarvi all'acquisto di uno strumento che può essere anche molto economico. Sul nostro sito c'è la guida all'acquisto. Quelle bande sono formazioni nuvolose, è il modo in cui circola l'atmosfera di Giove. Sulla Terra anche va a bande, ma non ce ne accorgiamo perché sono preponderanti anche dal punto di vista visivo circolazioni di tipo ciclonico. Ma in teoria anche la Terra ha delle bande climatiche con andamenti diversi dei venti dominanti. Però, appunto, ripeto, sull'emisfero nord e sud vediamo cicloni e anticicloni meglio che non il resto. Su Giove, invece, sono evidentissime queste bande. Su Saturno è un po' più difficile vedere le bande, si riescono a vedere, sono molto più deboli e molto meno appariscenti. Su Saturno spiccano naturalmente di più i satelliti. Saturno ha un disco ancora più schiacciato. Anche questo lo si riesce a vedere bene con il... guarda, faccio così... anche lo schiacciamento del globo di Saturno si vede bene con un piccolo telescopio, e su Saturno è ancora più accettuato perché ruotando molto velocemente è composto da materiali ancora più leggeri che non Giove. Giove è composto da idrogeno ed elio liquidi sostanzialmente, con un nucleo roccioso più o meno grande quanto la Terra, anche se più pesante della Terra, e Saturno ha anche lui un nucleo roccioso, anche con metalli, ma intorno ha un involucro di molto idrogeno. Lo sappiamo questo perché? Perché riusciamo a misurare la massa di Saturno grazie al fatto che ha dei satelliti intorno e la cui velocità di rotazione e distanza dal pianeta ci danno informazioni inequivocabili sulla sua massa. Al telescopio possiamo misurare bene la sua dimensione e quindi ricaviamo la densità. La densità di Saturno è bassissima, pensate, 0,71, cioè è galleggia. Quindi è il 70% più leggero dell'acqua, scusa, 30% più leggero dell'acqua. Galleggia, insomma. E potrebbe galleggiare, se fosse messo su un enorme gigantesco oceano, Saturno galleggerebbe. Susanna, guarda, complimenti, grazie a te. È arrivata anche la nostra Susanna. Gli anelli si vedono ad occhio nudo, no? Assolutamente no, servono per riuscire a intuirli, diciamo a cominciare a percepirli in una maniera abbastanza univoca, inequivocabile. Occorrono almeno 10 ingrandimenti, quindi è una messa a fuoco perfetta. Da 10 ingrandimenti in su incomincia a vedere sempre meglio che Saturno non è un punto, non è neanche un disco, ma è qualcosa di allungato, e ha almeno 20 ingrandimenti, distingui abbastanza bene gli anelli. Quindi 10 per un occhio d'aquila, diciamo 20 ingrandimenti è il minimo. Con un telescopietto anche amatoriale basta salire, arrivare verso i 100 ingrandimenti e riesci a vederli molto bene. Vedi sia gli anelli di Saturno, vedi anche con un piccolo cannocchiale amatoriale, diciamo una roba da 100 euro, un rifrattore,
Titano, che è il principale satellite di Saturno, e vedi anche quattro satelliti di Giove. Sì, sarà visibile questa congiunzione anche nei prossimi giorni. Oggi, anzi proprio in questo momento, vediamo un po', fra 20 minuti in teoria ci sarà la loro minima distanza angolare. Momento storico. Minima distanza angolare, ma resteranno vicini, abbastanza vicini anche domani e nei prossimi giorni. Voi considerate che la prima volta che ho visto Giove e Saturno nello stesso campo del telescopio è stata quasi una settimana fa, quindi restano a distanze piccolissime nella scala, diciamo, della normalità di questi pianeti per un'altra settimana almeno, molto ravvicinati. Non è alle 21:30? No, alle 21:30 saranno tramontati, quindi non vedrai niente. Ci sono al momento studi sull'effetto che la congiunzione può avere sui geyser della luna di Giove e Europa. Te lo dico subito, no, nessuna. Giove e tantomeno le sue lune si accorgeranno che Saturno è vicino. Attenzione, questi pianeti sono così grossi che, nonostante l'immensa distanza, distano in questo momento fra di loro più di 700 milioni di chilometri, non si ignorano, specialmente Saturno non ignora Giove, che è molto più pesante di lui, ma questo non implica un effetto più che, come lo diremmo, strumentale, ecco, cioè qualcosa di estremamente impercettibile, veramente impercettibile. Senti, forse è meglio mettere una lucina qua? Una lucetta anche molto discreta, in maniera da non calpestare i cavi. Quindi, fra Giove e Saturno non cambia niente, cioè loro lo fanno ogni 20 anni di avvicinarsi in questa maniera, di mettersi in linea retta rispetto al Sole. Il fatto che siano così tanto vicine con la Terra, dal punto di vista ottico e prospettico, non cambia assolutamente nulla nella fisica. Tantomeno ce ne accorgiamo noi. Come vi dicevo, ogni 20 anni Giove e Saturno si allineano nel cielo, quindi è qualcosa a cui siamo abituati ed è al di là della possibilità di accorgercene anche. Volendo essere, come dire, anche se lo volessimo, non riusciremo a fare un esperimento sulla Terra per renderci conto che Giove e Saturno sono vicini fra di loro. Poi c'è un altro problema. Faccio prima chiedere a voi che mi state guardando in remoto, se vedete la mia faccia, se vedete che vi sto parlando, datemi un feedback. Grazie. Vi dicevo, l'altro problema è che Giove e Saturno sì, sono prospetticamente vicini in cielo, ma sono dall'altra parte del Sole, quindi molto lontani. Perciò non è certo un fenomeno che. Allora, vediamo un po'. Non si vede nulla. No, poveri, ci penso io. Io questo volevo evitare. Marcello non ne vuole sapere niente. Facciamo così. Cuoco non dorme? Let's do this. Ora dovreste più o meno un pochino meglio vedermi. Forse adesso potreste vedermi. Ah, d'accordo, la lucina sulla fronte. Sì. Ora ho messo un pochino di luminosità, dovreste vedere qualche cosa. Mentre vi sto parlando, siccome gesticolo anche, è giusto che mi possiate vedere. Benissimo, benissimo. Allora, siete riusciti a vedere la congiunzione a occhio nudo? È ancora visibile, eh? Considerate che adesso Giove e Saturno stanno scendendo in maniera sensibile sotto l'orizzonte. Più scendono e meno si vedono. Avete presente il Sole che è addirittura visibile a occhio nudo quando tocca l'orizzonte del mare, per esempio? Lo stesso assorbimento lo stanno per cominciare a subire anche Giove e Saturno, perciò diventeranno sempre più fiochi. Il cielo diventa buio, è vero, però loro subiranno l'assorbimento da parte dell'atmosfera terrestre, quindi si vedranno sempre peggio. Io adesso li riesco a vedere bene ad occhio nudo, e Saturno è qua praticamente in alto a destra rispetto a Giove. Ad occhio nudo si riesce a vedere senza nessun problema, insomma, sono ben distinti e con un binocolo ancora meglio. Domanda da ignorante: col binocolo si vedono? L'ho appena detto. Ok, mi state leggendo nella mente.
facciamo un po' di polemica. Che si potessero vedere e distinguere bene ad occhio nudo era noto anche prima. Non è che qualche astronomo potesse avere dei dubbi. Quindi tutte le storielle che avete sentito che si fondevano in una sola luce, indistinguibile, la stella di Betlemme intesa come luce abbagliante nel cielo, cose che si sono lette, che sono girate anche nei forum di astronomia, eccetera, erano nel migliore dei casi dovute a disinformazione, nel peggiore dei casi erano proprio delle storie che vi raccontavano per prendervi in giro, proprio per fare i click. Spero che non abbiate cliccato sui titoloni, non lo fate mai, sui titoloni come dire, appunto, di ad effetto. Evitate di fare questa cosa. Bravissimo, grazie. Sì, fra 60 anni la rivedremo. La prossima congiunzione così stretta ritornerà. Ciao. Ritornerà fra appena 60 anni. Sono 400 anni che non succedeva, 800 anni che non era così tanto stretta, e basteranno altri 60 anni. Quindi penso tutti quelli che mi state ascoltando fra 60 anni sarete ancora. Rifaremo, ecco, con l'Accademia delle Stelle faremo un'altra diretta. Quindi l'appuntamento è al 2080. Mi sembra di nuovo a marzo. Sul nostro sito c'è l'articolo completo con le ricorrenze di queste congiunzioni. Quindi fra 60 anni, nel 2080, rifaremo un'altra diretta con un telescopio per osservare di nuovo questa congiunzione. Replying. Va bene, non siate macabri nelle risposte. Lo vediamo in alto a sinistra. No, aspetta, grazie. Nel telescopio, sì. Il telescopio vedi Saturno? In base a come è girata la macchina fotografica, io stavo guardando in diretta adesso nel cielo. Se vi affacciate e guardate questa meraviglia, Saturno è in alto a destra rispetto a Giove. E vi posso garantire che questa è una visione piuttosto insolita, decisamente insolita, proprio che colpisce l'astrofilo. Chi è abituato a osservare il cielo e vedere due pianeti così vicini non è mica tanto normale, insomma. Ok, e specialmente Giove e Saturno si avvicinano ogni 20 anni, è sempre impressionante vederli vicini, ma così tanto vicini è ancora più impressionante. Poi dentro al telescopio ed entrambi con questo ingrandimento, vedete che sono tutti e due molto ben ingranditi, quindi li riusciamo anche volendo a vedere i dettagli. E entrano molto comodamente nel campo del telescopio. Si sta cominciando a fare sempre più pesante l'effetto della turbolenza atmosferica. Perché le stelle scintillano nel cielo? Le stelle scintillano perché l'atmosfera terrestre disturba il loro fascio luminoso. Siccome l'atmosfera terrestre è in continua turbolenza, in continua evoluzione, il fascio luminoso viene continuamente deviato. Alle volte nel nostro occhio entra più luce e quindi vediamo un flash, alle volte ne entra di meno e vediamo che la stella si affievolisce. Lo fanno molte volte al secondo e quindi le stelle appaiono scintillare. Lo vedete questo fenomeno in diretta adesso, per esempio su Ganimede o comunque sui satelliti di Giove. Vedete che a sinistra in basso a schermo di Giove ci sono due satelliti, sono Io e Ganimede. Io a destra, quello più luminoso, è Ganimede, e vedete che scintillano disperatamente. State vedendo su quelle sorgenti esattamente lo stesso effetto che vedete per esempio su Saturno, ma anche su Giove stesso, del fatto che sembrano visti attraverso l'acqua, attraverso, come se fossero sul fondo della piscina. La loro immagine è continuamente tremolante. Questa è su un'immagine estesa tremola, un'immagine puntiforme scintilla. Questo è anche il motivo per cui si possono facilmente riconoscere i pianeti a occhio nudo. Il pianeta a occhio nudo non scintilla perché è una figura che semplicemente cambia forma, non è che sparisce e riappare. Invece le stelle scintillano perché sono dei punti, praticamente appaiono ad occhio nudo e anche al telescopio come dei punti, e quindi la loro luce viene disturbata dall'atmosfera e vediamo le stelle scintillare. Alzo gli occhi al cielo. No, prima leggo un po' di vostre domande. Mi state facendo una quantità. Bravo, nel 2080 saremo in orbita su Giove e Saturno. Mi piace, Leonardo, il tuo ottimismo. 117, ma sì, tranquillo, ma perché no?
Lo so, in Friuli è nuvoloso, in tutto il nord abbiamo visto adesso da satellite c'è una bella copertura, una brutta copertura nuvolosa, però dicevo, non vi preoccupate, perché domani sera, dopodomani, quando sarà, Giove e Saturno si stanno allontanando molto lentamente, quindi questa loro vicinanza eccezionale la potrete benissimo vedere anche nei prossimi giorni. State appostati lì, se c'è uno squarcio fra le nuvole, le riuscirete a vedere verso sud-ovest, così vicine sarà, almeno avrete testimoniato con i vostri occhi e non soltanto con la diretta di Accademia delle Stelle. Giove e Saturno saranno praticamente attaccati. Ah Sì. sì, è vero, Giove e Saturno si possono permettere queste vicinanze anche in tempo di Covid. Lo so. Ah, grazie Vittoria, sono molto contento che sono molto professionale. Cerco di fare del mio meglio. Avevo cominciato la diretta, se la rivedrete domani o più tardi come video, che sarà caricato su YouTube e anche sarà sulla pagina Facebook, vedrete che ho cominciato con una serie di battute, non c'era ancora nessuno praticamente a vedere, ma ho aperto cercando di suscitare un po' di ilarità, con un po' di ironia. A Foggia, ho visto anche nel sud ci sono un po' di nubi sparse, in Sicilia, Calabria. Attenzione. Stavo appunto centrando Ok. meglio. Sì, naturalmente l'avvicinamento fra Giove e Saturno è solo prospettico. Ecco, se Giove e Saturno. Quindi Saturno è molto più distante, sta a 1 miliardo e 600 milioni di chilometri da noi. Se Giove e Saturno fossero così vicini nella realtà, cioè quanto sarà? Neanche se potrebbe essere questo meno di 2 milioni di chilometri, a meno che non avessero un'enorme velocità l'uno l'altro, finirebbero col cadere uno sull'altro, cioè Saturno verrebbe catturato dalla gravità di Giove e sarebbe devastato dalla sua forza di marea. Quindi se anche Saturno stesse facendo un flyby molto veloce accanto a Giove, ma a quella distanza di un paio di milioni di chilometri, i suoi anelli, per esempio, verrebbero distrutti. Se non addirittura forse persino la sua forma, insomma, potrebbe avere delle onde mareali grandi quanto il pianeta stesso. Stiamo continuando a vedere Giove e Saturno che stanno calando molto lentamente sul nostro orizzonte. Nord Sardegna vedo solo Giove, Saturno è in alto a destra, vicinissimo, attenzione, Saturno visto a occhio nudo è debolissimo rispetto a Giove e vicinissimo. Questo mi ricorda quali parametri mi chiedono per fotografarli. Allora, a parte che oggi le reflex sono digitali, quindi fai le prove. Poi dipende dalla focale, non so con che focale stai fotografando, ma ti conviene fare le prove e anche farle in fretta perché vanno giù molto rapidamente. Un cinquantesimo, un ottantesimo. Però sì, dipende da con che focale anche. Ok, fra l'altro noi abbiamo cominciato la serata osservando la Luna. La Luna in questo momento è spettacolare, è a un quarto e più tardi la ripuntiamo e appena Giove e Saturno non saranno più seguibili perché saranno troppo offuscati, troppo bassi, troppo disturbati dall'atmosfera terrestre, ci riporteremo sulla Luna giusto per rifarci gli occhi, ma c'è anche un altro oggetto. Se andate fuori e osservate la Luna, in basso a destra ci sono Giove e Saturno, la coppia. Ancora più in basso a destra, sotto l'orizzonte, c'è il Sole, si vede ancora un po' di Quello chiarore sono dovuto al sulla Sole adesso. Quindi sono allineati pensavo Sole, Giove e Saturno, la fosse Luna e dopo la Luna vedete in alto a sinistra rispetto alla Luna un bellissimo astro luminoso che siete obbligati a sapere che cos'è perché è stato super visibile 2 mesi fa, inizio ottobre, fra settembre e ottobre era la massima vicinanza e luminosità alla Terra e massima luminosità nel cielo, è Marte, il pianeta rosso. Bravo, c'è Marte, vedi? Bravissimi. Quindi abbiamo cominciato con la Luna, proseguito con Giove e Saturno e torneremo più tardi a osservare. Non perdetevi la congiunzione in questo momento, vi ripeto qualche cosa saliente, come dire, andiamo sui sommi capi di quello che vi ho raccontato questa sera, che è un'immagine rarissima per un astrofilo, assolutamente surreale poterli vedere così ingranditi e così vicini. L'immagine disturbata dall'atmosfera terrestre, prima si vedevano meglio,
e quando sono meglio visibili in generale si vedono ancora meglio, cioè quando sono non verso il sole ma dalla parte opposta noi li riusciamo a vedere meglio. La vicinanza è solo prospettica, intorno a Giove si vedono i satelliti e immagini migliori di queste si possono vedere anche con piccoli telescopi. Dicevo che guardando a che ora si uniranno, guarda, la minima vicinanza è la massima vicinanza è adesso. Non andranno mai più vicine di così, non si uniranno mai. Ho appena spiegato che quello che leggevate sulla stampa generalista che vi diceva che erano una sola luce fortissima, no, non, erano delle sciocchezze che raccontano certi siti che fareste meglio a non seguire. No, Venere non si vede in questo periodo al tramonto, si vede all'alba, quindi per vedere Venere devi aspettare poco prima della levata del sole. Lo so, ci sono nuvole lassù. Giove è una stella mancata, va bene, parliamo un po' di astronomia. Sapete che a gennaio comincia il corso di astronomia generale dell'Accademia delle Stelle, quindi dateci un'occhiata se vi interessa approfondire un pochino questi temi. Giove è una stella mancata, insomma, non poi così tanto. Gli astronomi danno un limite minimo di circa 20 masse solari perché una stella inneschi la fusione, quindi diventi una vera stella, come si dice in gergo, di sequenza principale, cioè che brucia idrogeno o isotopi dell'idrogeno, quindi che si autoalimenta non per contrazione, quindi per un appunto un problema di tipo energetico interno di distribuzione delle masse, ma per produzione di energia. E quindi 20 masse solari, ecco, se fosse stato 18 masse solari sì, era una stella mancata, ma se è un ventesimo della soglia per diventare una stella, chiamarla stella mancante è un pochino così, un pochino eccessivo, un po' troppo. Il Sole pesa 1000 volte Giove. Una stella, vediamo un po', la più piccola stella visibile a occhio nudo, quante masse gioviane è? Tanto per cominciare, qual è la più piccola stella visibile a occhio nudo? Guardate, sapete qual è il problema? È che le stelle che vediamo in cielo hanno normalmente, anzi raramente, una massa inferiore a quella del Sole. Ci sono nel cielo tantissime stelle di massa inferiore al Sole, ma tutte quelle che mi vengono in mente sono visibili con strumenti ottici. Sono le nane rosse. Cioè, se è più conveniente usare Giove per misurare la massa di una stella piuttosto che il Sole, stiamo parlando di un range di masse molto limitato e sull'estremo minimo. Inquadrateci Marte, ora fra poco lo facciamo. E di conseguenza le nane rosse sono troppo deboli per essere visibili a occhio nudo. Pensate che la stella più vicina alla Terra è una nana rossa e è la più vicina alla Terra. Nessuna stella è così tanto vicina come questa, si chiama Proxima Centauri, e non si vede ad occhio nudo. Quindi è incredibile. Voi riuscite a vedere a occhio nudo una marea di stelle, migliaia di stelle, sono tutte quante molto più lontane e si vedono a occhio nudo. Questa è così vicina e non si vede a occhio nudo. Perché le nane rosse, appunto, già un decimo di masse solari, quindi 100 volte Giove, non sono stelle visibili a occhio nudo. E quindi mi sono risposto in questa maniera, un po' rocambolesca, ma è così. E fra l'altro l'informazione più interessante è questa, che la maggior parte delle stelle più vicine alla Terra, quelle proprio a portata di mano, a pochi anni luce, non si vedono a occhio nudo, perché sono stelle, appunto, nane rosse, quindi estremamente deboli. Giove, alla fine di questo discorso, per rispondere alla domanda, non si può definire stella mancata. Ecco. Quanto tempo manca? È una domanda sottilmente inquietante, quindi non so cosa poi fra l'altro, quindi non so cosa mi stai chiedendo. È vero che le stelle visibili a occhio nudo sono tutte nel braccio di Orione? Quelle che guardi queste notti, sì, cioè a mezzanotte questa notte sono tutte quante, stai guardando verso il braccio di Orione, e invece d'estate, anziché guardare verso l'esterno della galassia dove c'è appunto il braccio di Orione, noi siamo una propagina del braccio di Orione,
No, la propagine del braccio d'Orione interna al braccio d'Orione, quindi più vicino al centro. D'estate guardiamo invece verso il centro della galassia e vediamo anche stelle non appartenenti al braccio d'Orione. Ma ai bracci più interni, e ce ne sono diversi. Sì, vi facciamo vedere Marte dopo, vi facciamo anche vedere la Luna. No, la cometa a che ora dovrebbe essere passata? A che ora dovrebbe passare? Allora, cerco di recuperare questo argomento. Cometa non esiste. Congiunzione Giove-Saturno sono due pianeti, visibili a occhio nudo, che si passano uno accanto all'altro. Questo è il fenomeno. Non c'è nessuna cometa. Secondo una teoria, una interpretazione, questa congiunzione Giove-Saturno è stata il segnale di carattere astrologico che nel 7 avanti Cristo dovrebbe aver innescato un'aspettativa verso eventi mondani rilevanti, quindi dovrebbe essere quello il cosiddetto, la famoso astro del Vangelo che noi mettiamo come cometa sul presepe. Ma che fosse una cometa, noi non sappiamo cos'è quell'aster, quella stella, quell'astro. Che fosse una cometa è un'idea di Giotto. Giotto dipinge una cometa sulla Natività nella Cappella degli Scrovegni ed è una sua iniziativa. Dice: ma sarà stata una cometa che è passata? E allora lui ha disegnato una cometa. Ma non c'è una cometa, non era una cometa. Più probabilmente era questo tipo di congiunzione. Giove e Saturno nel 7 avanti Cristo si sfiorarono per 3 volte nel giro di 7-8 mesi. Quindi in meno di un anno Giove e Saturno fecero uno show simile a questo, erano più distanti di così e non così tanto vicini, per 3 volte. Questo dovette essere un evento di grande importanza, di grande rilevanza. Ma la cometa, toglietevela, non c'entra niente, ecco. La cometa è un altro modo per vedere la sera di Betlemme, ma non è che questa è una cometa, queste sono Giove e Saturno che si passano a vicini. Bravissimo, grazie, non c'è nessuna cometa e non passa. Grazie a te, fate domande, non c'è nessun problema. Parliamo meglio di questa immagine, la rivediamo, visto che ho la sensazione che ci sia un ricambio continuo di persone in ascolto. Allora, ingrandisco, faccio in modo che si vedano meglio i... Guarda, rendiamo più luminosa l'immagine per vedere i satelliti di Giove e di Saturno. Faccio delle pose molto lunghe, dovrebbero essere totalmente sovraesposti adesso i pianeti. No, non sono sovraesposti, come mai? Sono molto luminosi ma non sovraesposti. Ma vedete qui satelliti di Giove. Adesso faccio entrare anche Callisto, che ce lo siamo perso, era qua sotto. Dov'è? Eccolo lì, guarda. Questo qui è Callisto, quello in basso che è appena comparso sul lato in basso della foto è Callisto. La coppia sono Ganimede e Io. E dall'altra parte di Giove, in alto a destra, vedete Europa. Invece Saturno ha un suo satellite, adesso vediamo se lo riusciamo a vedere anche, che sta entrando nel campo ora, ma purtroppo mi sa che è un po' troppo debole, siamo scesi troppo come altezza sull'orizzonte, quindi Titano non si riesce a vedere, però sta lì. Si vede anche qualcos'altro di interessante, adesso citerò anche la mia amica. In Umbria c'è la nebbia, lo so. Chi ha una condizione meteorologica avversa, non perde la speranza. Domani sera Giove e Saturno saranno ancora eccezionalmente visibili, vicini. Che cosa vi ridete qua? S'attacca, c'è pazienza. No, così pare brutto. È sempre cattivo tempo, no, se ti tengo da domani. Ah, poi. Sì, beh, devo dire effettivamente che è abbastanza sorprendente che stasera ci sia bel tempo, è normale che arriva, giravano anche le battute che Giove e Saturno si avvicinano sempre di più e poi questo giorno avrebbe dovuto essere nuvoloso, ma per fortuna riusciamo a invece a vedere lo spettacolo, questa meraviglia del cielo. Torno a mettere visibili. Ecco, adesso vedete meglio gli anelli di Saturno, ma rischiarisco di nuovo l'immagine per vedere meglio i satelliti, che sono comunque una visione divertente. E adesso citerò anche la mia amica Marcella, Giulia Pace, che spero sia in ascolto, perché
Osservate bene l'immagine, vedete che Giove ha un lato blu e un lato rosso. Sapete come mai? Vedo domande, ma risponderò alle domande un pochino più tardi. Allora, dicevo, vedete che anche Saturno in realtà il lato destro è completamente rosso, il lato blu e il lato sinistro tende un pochino all'azzurro. Questo vi dice che innanzitutto l'alto è a sinistra e il basso a destra in questa immagine, quindi l'alto sopra l'orizzonte è a sinistra nell'immagine e il basso è a destra. È un effetto di rifrazione dovuta all'atmosfera terrestre, cioè l'atmosfera terrestre è aria, è un gas, ma nella sua massa, se è attraversata dalla luce, devia il percorso della luce, è la famosa rifrazione, insomma l'avrete già sentita questo termine, ma la luce viene deviata non tutta uguale, ma a seconda della sua lunghezza d'onda, quindi viene più deviato il blu e meno deviato il rosso. Chi ha familiarità con la copertina di The Dark Side of the Moon di Pink Floyd, per esempio, si ricorderà che il fascio della luce che esce da quel prisma triangolare ha il rosso in alto e il blu in basso, perché è più deviato quello blu e meno quello rosso. La stessa cosa sta avvenendo adesso alla luce di Giove e Saturno che attraversano l'atmosfera terrestre. L'immagine di Giove rossa è più bassa, l'immagine di Giove blu è più alta. E quindi noi al telescopio vediamo una frangia rossa da una parte verso il basso e una frangia blu dall'altra parte. Perché ho citato Marcella Giulia Pace? Perché lei è andata recentemente, cos'era, neanche un paio di mesi fa forse, sul TG1, e in quanto lei, abilissima fotografa del cielo, è riuscita a fotografare, ha avuto l'idea di fotografare il cosiddetto raggio verde, ovvero quindi questo fenomeno, su diversi oggetti, Mercurio, Venere, Luna e Sole, mi pare. E questa fotografia ha avuto un certo successo, è stata apprezzata anche oltre oceano e quindi è divenuta APOD. APOD vuol dire Astronomy Picture of the Day, e perciò foto astronomica del giorno. Quindi Marcella ebbe questo riconoscimento perché ebbe l'idea di mettere insieme un collage di effetto di rifrazione atmosferico con lo smistamento dei colori su diversi oggetti del sistema solare. Grande spiegazione, non lo sapevo. Ottimo, bene, sono contento. Grazie ragazzi, siete fantastici. Qui in Liguria tutto nuvolo, siamo qui per voi e vi auguriamo il cielo sereno al più presto. A voi e a tutta Italia. Qui siamo più persone, siamo entro i limiti della legge, dei decreti di legge vigenti in questo momento in Italia, quindi siamo all'aperto, con mascherina e non conviventi, ben distanziati, ma l'Accademia delle Stelle vi pensa e vi sta vicini a tutti. Quindi noi vediamo adesso la bandiera della Francia su Giove praticamente, vedete che è rossa, bianca e giù, è blu. Giove come colore predominante ha un color avorio, mettiamola così, un giallo molto chiaro, molto sbiadito, e chiaramente se uno lo fa rosso a destra e blu a sinistra viene fuori la bandiera francese, e il motivo è la rifrazione atmosferica. Se siete degli abituali osservatori del tramonto del sole, se vi piace vedere la palla arancione del sole che scende sotto l'orizzonte, non mancate di scrutare bene gli ultimi istanti di visibilità del disco solare, perché nelle migliori condizioni atmosferiche è possibile vedere che quell'ultima luce, anziché essere rossa, arancione o gialla, vira dal bianco al verde e addirittura al blu. Cioè il cosiddetto green flash, il cosiddetto raggio verde, sul quale ha scritto anche un racconto Giulio Verne. Il raggio verde è abbastanza famoso a livello popolare. Si può vedere. Mi è capitato a me pochi giorni fa, per questo ne parlo con questo entusiasmo. Sulla nostra pagina c'è una fotografia del sole che tramonta con tutte quante le sue fasi nei fotogrammi, e riuscite a vedere, è chiaramente ripreso il raggio blu, perciò l'ultimo margine superiore del disco solare di colore bluastro che resta sopra l'orizzonte per una frazione di secondo. No, allora, adesso torniamo. Si vede di meno perché stiamo abbassando la luce. Perché stai abbassando la luce? Volevo provare a fare una foto, però
No, alza, alza, tornala, che non si vede più. Un po' di letto. Però sì, ormai sono così basse. Le foto sono troppo basse. Le foto le abbiamo fatte prima, adesso rischiariamo un po' l'immagine e le vediamo tutti e due insieme. Allora, te lo ricentro. Va bene. Allora, dicevo, per chi è abituato a vedere Giove e Saturno, normalmente si vedono molto meglio di così. Li vediamo quasi male perché sono bassi sull'orizzonte. Adesso ancora si vedono bene, a occhio nudo li sto vedendo in diretta davanti a voi. Lì alla mia sinistra c'è Giove e Saturno, perfettamente visibili. Piano piano Saturno sta passando a destra di Giove. Questo è perché la Terra gira, non è che è una rotazione reale dei due pianeti. Ora Saturno è a 45 gradi in alto a destra rispetto a Giove. Se aprite la finestra e date un'occhiata a questa meraviglia. Non l'avete vista? Se avete l'orizzonte sud-ovest libero, riuscite a vederla ancora adesso. Sono gli ultimi minuti, ecco, fra un pochino si abbasseranno in maniera tale per cui occorrerà un orizzonte marino per riuscire a vederli ancora, perché andranno veramente molto basse sull'orizzonte. Qui per fortuna siamo all'ottavo piano di una palazzina con l'orizzonte sud-ovest libero, quindi riusciamo a seguirli col telescopio fino a che sono molto bassi. In Versilia l'effetto che ho descritto al tramonto è stupendo, accade anche all'alba, bravo! Sì. Il raggio verde, il cosiddetto raggio verde, ma se cercate su internet raggio verde trovate tutte le informazioni che volete, non è nulla di, come dire, mistico, metafisico. Che succede se si uniscono troppo? Il nulla, non succede niente. Saturno è a 700 milioni di chilometri da Giove, quindi questa è un'immagine prospettica, è una vicinanza prospettica. Giove e Saturno sono molto distanti fra di loro, quindi non capita nulla. A occhio nudo Saturno è a malapena visibile, poco visibile insomma, e Giove devo dire che la sua vicinanza, essendo molto più luminoso, quasi quasi lo copre. Questo mi fa venire in mente una foto recentemente pubblicata sulla nostra pagina, che ho fatto io, a Sirio B. Sirio, la stella più luminosa del cielo, qualcuno recentemente ha detto, ma non è il Sole la stella più luminosa del cielo? Sì, d'accordo, è solamente il Sole, ma quando si parla di stelle, normalmente si parla di stelle visibili in cielo, quindi di notte, non di giorno. Quindi Sirio, la stella più luminosa del cielo notturno, siamo in Pignoli, non è una stella singola, è accompagnata da una compagna, c'è una piccola stellina compagna, una nana bianca, quindi un astro collassato, era una stella ma è rimasto il nocciolo della stella, il nucleo collassato, quindi è grande quanto la Terra, pesa quanto il Sole, anzi è più piccolo della Terra addirittura, perciò ha una densità media di milioni di un paio di tonnellate al centimetro cubo. Essendo così piccola è molto debole, quindi Sirio, che è così luminosa, ha accanto una stellina debolissima e riuscire a vederla è un'impresa. E sul sito è stato fotografato, l'ho fotografata e pubblicata sull'Accademia delle Stelle, sia sito che pagina Facebook, lo vedrete, una fotografia di Sirio B, che devo dire è abbastanza, insomma, abbastanza rara. Ora probabilmente cominceranno a essere replicate queste foto, ma è una foto abbastanza rara, gli astrofili ne pubblicano, ne ho visto uno all'anno, ecco, mettiamola così, proprio per questa difficoltà estrema di cogliere la compagna. E se andate a vedere trovate che ho adottato un escamotage, un trucco per riuscire a far uscire meglio Sirio B. La stessa cosa, dico, mi viene in mente adesso a occhio nudo, perché Saturno è molto debole ed è immerso nei raggi, nella luce che Giove emana in tutte le direzioni. Verso quale punto cardinale stanno? Sud-ovest. Sul sito e pagina Facebook trovate tutte le informazioni. Bassissimi adesso sull'orizzonte a sud-ovest. È possibile che su Saturno avvenga un'eclissi solare occultato da Giove? Non in questo momento assolutamente, no, però, e neanche in altri tempi, perché in realtà Giove visto da Saturno è più piccolo del Sole e, di conseguenza, è vero? Sì. E di conseguenza non vedrai mai un'eclissi di Sole prodotta da Giove, però transiti di Giove sul disco solare sì, si possono transito di Giove sul disco solare, come?
visite da Saturno, eh? Ah, da Saturno. Ok, okay. Vedi che chi, effettivamente chi si collega a un certo punto e sente una frase a metà dice: ma di che cosa sta parlando? No, se vedessimo dalla Terra un transito di Giove davanti al Sole, no, sarebbe molto 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 preoccupante, perché è la fine del mondo, insomma. Saremmo noi troppo lontani dal Sole o Giove troppo vicino, ecco, sarebbe problematico. No, da Saturno si può vedere ogni tanto Giove transitare sul disco solare, ma non è questione di tutti i giorni, è estremamente raro il fenomeno. Per estremamente raro intendo dire ogni stima occhio, qualche decina di migliaia di anni come frequenza media del fenomeno. Si vede da Napoli anche domani? Sì, si vedrà da tutto il mondo questa sera e poi anche i prossimi giorni. Giove e Saturno si stanno lentamente allontanando, la loro massima vicinanza è avvenuta pochi minuti fa, ora con estrema lentezza, ma impiegheranno settimane per allontanarsi, giorni quantomeno per allontanarsi molto, si potranno quindi vedere. Nel frattempo invece state osservando che i due satelliti di Giove, Ganimede e Io, quindi in basso a sinistra di Giove, si stanno invece avvicinando. E quindi transiteranno. Quando abbiamo cominciato la diretta erano molto più lontani, era una coppia, insomma, non questa distanza, erano molto più lontani. E adesso pian piano si stanno avvicinando. Il periodo di rotazione dei satelliti di Giove intorno a Giove è molto breve, da 2 giorni in su, ecco, da 2 giorni a circa 15 giorni dei 4 satelliti principali di Giove. Quindi sono in risonanza. Sì, sono in risonanza, cioè il secondo impiega il doppio del tempo che impiega il primo, il terzo il quadruplo del tempo che impiega il primo, e il quarto non il 16 volte, non l'ottuplo, ma quasi. E non è un caso che siano in risonanza. Non è un caso che siano in risonanza. Il suggeritore è, guardate, la gravità su lunghi periodi stabilizza le orbite oppure le destabilizza, e quindi alla fine abbiamo nel sistema solare molti esempi di orbite risonanti in cui i corpi celesti fanno rotazioni o rivoluzioni in frazioni intere del tempo che impiegano altri corpi vicini a fare la stessa cosa. Quindi questi fenomeni di sincronia di periodi del sistema nel sistema solare sono relativamente diffusi, insomma ce ne sono diversi, e una carrellata la vediamo al corso di astronomia di base che comincia a gennaio. Dunque né Goldrick né Mazinga si riescono a vedere. Purtroppo devo dare una brutta notizia a chi ci segue: non capita mai, o almeno fino adesso non è mai capitato, di osservare alieni o situazioni ufologiche, ecco, diciamo di interesse ufologico. Proprio non c'è verso. Ci sono eserciti di osservatori professionisti e un esercito ancora maggiore di amatori che osservano il cielo con una bravura senza pari. Guardate che astrofoto che vengono pubblicate continuamente in tutto il mondo. Quindi il cielo è continuamente scrutato da migliaia e migliaia di obiettivi fotografici, grandi telescopi, e non si vede mai nulla. Questo fa anche, ecco, diciamo, venire qualche dubbio sulla credibilità delle osservazioni che qualcuno fa, che magari stava lì e guardava per caso. No, c'è gente che osserva il cielo non per caso e di queste cose non vede nulla. Grazie a Giorgio per i complimenti. Uno. Ah, bravo, nel 7541 avverrà l'occultazione di Saturno dietro Giove. Fantastico, grazie di questa notizia in diretta, Paolo. Quindi fra soltanto 5300... Dimmi. Lo riprendiamo ovviamente in diretta. Sì, sì, cioè, adesso ci organizziamo. Certo, nessuno può dire se nel 7000 avremo ancora internet e queste cose, però sicuramente Accademia delle Stelle farà una diretta. Magari sarà telepatica, chiaramente, no? Sì, ecco, diciamo, volendo essere un po' più drammatici, non sappiamo se ci sarà il genere umano. Stiamo un pochino più attenti a come trattiamo anche il pianeta e noi stessi. E i due problemi principali sono l'inquinamento luminoso, l'inquinamento da inquinanti,
E quindi al di là del riscaldamento globale, proprio l'inquinamento delle schifezze che riversiamo nell'ambiente, distruggiamo l'ecosistema e poi voglio vedere cosa ci mangeremo fra 100 anni. E l'altro problema sono le testate nucleari ancora esistenti sul pianeta. Per una qualunque errore o errore umano o intenzionalità da parte di qualche pazzo, rischiamo l'estinzione per una stupidaggine proprio a gratis. E quindi questi sono due problemi che dobbiamo eliminare il prima possibile: sversamento di materiale inquinante, e non so se sapete in che condizioni stanno i nostri mari, e poi le testate nucleari, che se le togliessimo sarebbe meglio. Abolizione di tutte le armi di distruzione di massa. Ok, tornando a invece fenomeni più simpatici e astronomici, Giove e Saturno stanno per tramontare. Noi qui abbiamo giusto una decina di minuti per riuscire ancora a vederli. Vedete che si vedono sempre peggio, man mano che scendiamo, proprio che caliamo come altezza sull'orizzonte, Giove e Saturno, la loro luce attraversa uno spessore maggiore di atmosfera terrestre e di conseguenza li vediamo sempre peggio, perché l'atmosfera terrestre è disturbante, assorbe, toglie luce, rifrange e imprime una deformazione. Guardate Saturno come viene continuamente deformato dall'aria. Io quasi quasi tenderei... Andare sulla luna? No, no, teniamoci ancora questo finché dura, perché vedo che tante persone... Sì, voglio provare... Vai, te l'ho allentato. Ok. Lo sai che sto facendo? Sto togliendo il fuoco dall'atmosfera, lo sto mettendo sul pianeta, ma l'atmosfera è troppo, troppo fastidiosa. No, mamma mia. Ok, niente, torniamo come eravamo prima, quindi un pochino più dentro, così. Niente, questo è il miglior fuoco che si possa fare ed è quindi è terrificante l'immagine. Osservate che la frangia rossa si sta espandendo. Saturno è quasi tutto rosso, ha cambiato completamente colore. Prima era il suo tipico color mattone, diciamo, chiaro, però molto più giallo, diciamo. Lì fa come il sole quando tramonta. Sta facendo, entrambi i pianeti stanno facendo esattamente come il sole quando tramonta. L'atmosfera terrestre disperde la luce blu, cioè se un fascio luminoso attraversa l'aria, il blu se lo perde. Tanto poco dipende da quanta aria viene attraversata. Saturno e Giove stanno attraversando moltissima aria, perché l'atmosfera terrestre loro la incrociano a distanze di decine di chilometri da qui, da dove ci troviamo adesso, quindi sono decine di chilometri di atmosfera che viene attraversata dalla loro luce e quindi il blu, la componente blu della loro luce si disperde e a noi arriva il rosso, motivo per cui il cielo al tramonto è rosso, perché il sole anche è molto lontano e quindi molto lontano, la sua luce attraversa molta atmosfera terrestre e è il motivo per cui il cielo è blu. Il cielo del giorno è blu perché il sole illumina l'aria manda in tutte le direzioni il blu e quindi noi vediamo l'aria blu, il cielo blu, azzurro, celeste. Che telescopio stiamo utilizzando? È vero, abbiamo detto all'inizio, sono però passate ore da quando abbiamo cominciato la diretta. Questo è un favoloso rifrattore apocromatico. È un Tech 160 alla fluorite, quindi un formidabile occhio apocromatico, l'ideale per risentire il meno possibile di turbolenza, quindi immaginatevi con un altro telescopio cosa vedreste adesso, molto peggio di così addirittura, e per vedere dettagli sui pianeti. Ora i pianeti li stiamo accompagnando alla culla praticamente, dopo osserveremo la Luna, osserveremo Marte e se ci prende lo schiribizzo potremo anche puntare Andromeda. Sapete che adesso, di prima sera, è ancora visibile il cielo autunnale, addirittura quello estivo, perché a nord-ovest tramonta il triangolo estivo con Vega, Altair e Deneb. Più in alto nel cielo, appena fa buio, c'è Andromeda, quindi il cielo autunnale, Cassiopea verso nord, Andromeda Pegaso al centro del cielo, guardando verso sud, molto in alto. E in Andromeda c'è la galassia di Andromeda. Di conseguenza, quando farà buio, avremo un po' il disturbo lunare, però proveremo a farvi vedere la galassia di Andromeda, ci proviamo quantomeno. Allora, rispondo a tutti, stanno arrivando un po' di domanducce, rispondo immediatamente a tutti. A verso che ora si vedono? Appena fa buio, non perdete tempo. Appena fa abbastanza buio, cioè il sole è tramontato e il cielo comincia
comincia a scurirci, ma è ancora chiaro, verso ovest, andate subito a cercare Giove e Saturno. Non perdete tempo, usate il binocolo per osservare questa meraviglia, anche perché prima cominciate e prima vedete Giove e Saturno alte sull'orizzonte, quindi la loro visione è facilitata. Se aspettate che faccia buio non li vedete più. Prima cosa, se avete un binocolo è meglio, sempre meglio, anche se domani saranno abbastanza distanti, quindi riuscirete comunque a vederli. Che occhiale utilizziamo? Stiamo utilizzando una lente di Barlow, quindi stiamo a 2200 mm di focale con una reflex in live view. In questo momento Giove e Saturno stanno toccando praticamente, sparendo alla nostra vista. Ecco, vedi che Giove sta cominciando a diventare scuro, fra poco lo succederà a Saturno. Fantastico. Dunque, Ida dice che col binocolo non vedo nulla, ma a occhio nudo li vedi? Ora sono bassissimi, sono a sud-ovest bassissimi. E di conseguenza, con il saluto di... fate un ciao cumulativo. Ciao, 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 ciao. Dei nostri compagni, salutiamo Giove e Saturno, non voi, salutiamo Giove, anche voi, ma Giove e Saturno, ciao. Li salutiamo, ciao. Ciao. Per questa diretta. Ciao. Ciao. E ci mettiamo a osservare, scusate, sono allibito, sono basito dal livello infantilistico che viene sfoggiato senza nessun pudore ritegno. Guarda, guarda Giove, ecco Giove, ecco. Tocca l'orizzonte, il nostro orizzonte ottico. Salutiamo Giove, un bacio a Giove, un bacio a Saturno, alla loro congiunzione. Domani saranno ancora molto vicini, quindi non perdetevi l'occasione. Se stasera non avete visto, domani osservate, dopo domani osservate, saranno comunque eccezionalmente visibili, eccezionalmente vicini, e saranno contemporaneamente visibili al telescopio. Ciao Saturno. Per diversi giorni ancora. E adesso andiamo sulla Luna. A tempo zero ci spostiamo e puntiamo alla Luna. Ci rifacciamo gli occhi, cerco di dezoomare perché siamo molto ingranditi. Devo anche abbassare il tempo di esposizione, altrimenti ci cecchiamo, abbagliamo completamente il sensore. Lo fa? Sì, me lo fa. Con un po' di lentezza. Ancora. Ok. Ce la farò, eh? Sì, sì. Vediamo. Ti arrivo. Aspetta, le zoom. Blocca. Un attimo. Wow. Ok. Wow. La centri tu? Sì, la centri tu. Eccola la nostra meravigliosa Luna al quarto, valeva la pena aspettare. Abbiamo salutato Giove e Saturno nella loro, al loro massimo avvicinamento negli ultimi 400 anni e ci stiamo godendo una visione spettacolare della Luna, veramente spettacolare. Com'è? La giriamo. Ah sì sì, sì sì, ruota, 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 ruota. Fallo tu che è Smelius. Come la vogliamo mettere? Eccola, bravissima. Guarda, pensate che con i nostri poteri riusciamo addirittura a far girare la Luna. Ancora? Così? Ancora un po', se vuoi. Qua. Eccola qua. Ancora. Guarda che spettacolo. Un po' più inclinato l'asse. Così? Ancora un po'? Ancora un 30 gradi. Ora ci sei quasi. Vai, così può andare. Ancora. Sì, infatti adesso anche la camera fotografica è dritta, quindi tutto torna. Vai, vai, torna, perfetto. Sì, ci siamo. Ok. Sì, sì, fantastico. Aspetta. Ok, bene. Voglio far vedere delle cose meravigliose. Allora... verifico il fuoco. Sto cercando il modo di far comparire un pochino più di... il fuoco mi sembra giusto. Sì, è perfetto il fuoco, Marcello. Non lo toccherei perché mi sembra corretto. Non si vede niente. È più scura di prima però. No, no, non l'oscurità.
è che non riesco a vedere niente, cioè non è possibile che non si riescano a vedere i... Sì. Ritorno visione intera. Sono il tuo software caricato o sì. Online? No, sono sul computer. Software caricato. Sì. Bene. Non mi sta dando le informazioni, quindi qua dobbiamo andare a cliccare su ciascuno. Ma neanche, ma neanche. Lo so, ho visto. Ho visto questo, era meraviglioso, ma ho cercato di perfezionare e non è uscito nulla. Ce ne siamo persi praticamente. Questo è il comando, ma ne fa vedere soltanto uno. Vediamo se gli tolgo questo. No. Non cambia niente. Guarda, se vuoi divertirti tu a vedere come si fanno a vedere i nomi. No, non sei capace. Ah, allora Marcello lo fa. Vedi Marcello. Non conosco il programma. Spiegagli. Spiegagli la. Non lo conosco, ma se show il mark. Sopra. Show. Ah, questo forse. Ma manco per il sogno. Not even by the dream. Ma non sono ho capito perché ne mette uno soltanto. Le etichette? Sì. Ah, ok, adesso trovo il sistema. Adesso arriva, tranquillo. Sì, try to best. Ok. Better than me. Ok, allora abbiamo una meravigliosa luna. E questa volta la luna è... Scusate, tolgo la luce così non vi abbaglio. Servirà a lui. La luna questa volta la vediamo nel cielo notturno. Quindi cielo serale. E non come prima che era nel cielo diurno, quindi era tutta quanta azzurra e poco contrastata. La quantità favolosa di dettagli che si vede lascia di stucco. Una domanda, essendo i pianeti distanti anni luce, la luce impiega tanto tempo? No, la congiunzione... Allora... mi sta chiedendo se la congiunzione è venuta tanto tempo fa. La distanza di Giove e Saturno in tempo luce è minore alle 2 ore. Giove è sotto un'ora e Saturno è sotto le 2 ore di distanza in tempo luce. In ogni caso, quindi ecco, se proprio vuoi, la posizione geometrica a cui corrisponde la congiunzione che vediamo noi è avvenuta un'ora prima. Ecco, sì, volendola mettere così, giusto. Labels. Sì, sono labels. Non però stai... lo vedo, è recalcitrante su quello, non riesco a capire perché. Io lo chiuderei e lo riaprirei. È vero che si riescono a vedere gli allunaggi? No, assolutamente impossibile, perché gli allunaggi hanno lasciato tracce della scala dei metri e invece gli oggetti più piccoli visibili sulla Luna con i telescopi terrestri hanno la scala di chilometri. O quantomeno di centinaia di metri, e quindi per riuscire a vedere i resti lasciati sulla Luna è possibilissimo farlo, ma occorrono ancora andare con le sonde. Quindi le sonde hanno mappato la Luna e hanno anche identificato poi i siti degli allunaggi, per cui chi è appassionato, fantastico. Se la rimetti allora presente e anche la visione dalla Terra anziché dallo spazio. Bravo, falla dalla Terra, bravissimo, bravissimo. Aumenta la densità perché voglio vedere che sono questi due. Ah, ok. Quei due. No, quello è lo zoom. Ah, vabbè, ok, è sufficiente. Me la sposto. Aristotele e Usosso. Ah, fantastico. Quindi dicevo, no, i siti di allunaggio non si vedono da Terra con i telescopi, ma si possono vedere dallo spazio. Sono stati ampiamente fotografati, mappati e quant'altro. Allora, attenzione che qui hai... dezoomiamo un pochino. Allora, stavo guardando questi satelliti... Che cos'è? La nuvola! È arrivata adesso! La nuvola che ci ha... Vedete come sta passando davanti al disco lunare adesso la nuvola? Quella che ci ha graziato per osservare la congiunzione sta arrivando adesso, giustamente, ma lo può anche fare, voglio dire, no? Non è così terrificante, sta passando davanti alla Luna. Stavo notando questi meravigliosi crateri in alto. Adesso proviamo a fare una passeggiata sulla Luna.
ci avviciniamo un po', sì, aumentiamo con i nostri potenti mezzi e andiamo a fare una passeggiata della, sulla Luna. Aumentiamo. Guarda che meraviglia di dettaglio sui crateri. Raccontavo prima che il conteggio dei crateri è un indice, se viene calibrato, ma insomma si può fare, della vetustà del terreno. Quanto è antico un terreno? Notate che ci sono delle zone senza crateri praticamente e quindi appaiono lisce al telescopio. Quindi con i primi telescopi, non riuscendo a distinguere a nessun dettaglio, si pensava che quelle fossero distese d'acqua, perché è chiaro, dove vedi crateri e montagne e lì sarà terra emersa, dove non vedi nulla quelli saranno bacini. Effettivamente si tratta di bacini, sono realmente depresse rispetto alle montagne, ma non sono riempiti di acqua, bensì sono riempiti di un mare solidificato di lava, e quindi la lava fluida li riempì a suo tempo e poi si è solidificata e quindi è calpestabile. Adesso noi siamo sul Mare della Serenità, vedete questo cratere a destra, questo grande sul bordo destro si chiama Posidonius, e invece quei due crateri giganteschi in alto con un... scusa, torno su, eccoli, Posidonius al centro della fotocamera in questo momento. Andiamo verso l'alto e fotografiamo, eccoli qua, Eudosso e Aristotele. Più grosso di Eudosso è Aristotele. Sapete che Eudosso perfezionò la modello a sfere già di Aristotele, ovvero il modello cosmologico greco, passa per Aristotele e per Eudosso, modello cosmologico che prevedeva i pianeti girare su orbite di forma rigorosamente circolare, con periodi uniformi rigorosamente, ma per rendere conto con questo sistema della complessità dei moti reali dei pianeti occorreva moltiplicare le sfere, quindi le sfere giunte dall'antichità per giustificare i moti dei pianeti arrivarono a cifre esorbitanti di decine e decine di sfere, ingranaggi complicatissimi per rendere conto delle velocità effettive dei pianeti visibili in cielo. Come ne siamo venuti fuori? Ne siamo venuti fuori grazie a Copernico, grazie a Galileo e grazie a Keplero, che fra 1550, insomma, metà 500 e inizio 600 hanno riportato in auge la tesi già presente presso gli antichi greci della teoria eliocentrica, quindi non al centro della Terra ma al centro del Sole, hanno giustificato l'assenza di effetti sulla Terra quali forza centrifuga e quindi hanno consentito da un punto di vista teorico alla Terra di ruotare su se stessa una volta al giorno e intorno al Sole una volta all'anno, e finalmente con Keplero questi tre geni hanno consentito di fare previsioni sulla posizione dei pianeti con due vantaggi: precisione maggiore che non il sistema antico geocentrico e una semplificazione immensa del modello. Quindi tu hai un modello molto più semplice che dà risultati molto migliori. E allora è chiaro che nessuno, cioè si capisce chiaramente che la superiorità di questo nuovo modo di vedere il mondo. Guardando nel frattempo la quantità di crateri che si riescono a vedere, mi sposto un pochino di più verso il terminatore, dove i crateri sono più stagliati, sono meglio visibili perché lì la luce del sole è radente. In questo momento stiamo osservando la zona della Luna in cui il sole sta sorgendo, quindi in questa zona fra luce e ombra, se vi trovaste lì vedreste il sole in questo momento bassissimo sull'orizzonte est salire molto lentamente. Il giorno sulla Luna dura esattamente quanto un mese sulla Terra, quindi non è un caso, il giorno lunare è sincronizzato con l'orbita lunare intorno alla Terra, ed è l'orbita lunare intorno alla Terra che ci dà il mese, con una sola piccola differenza dovuta alla differenza tra rotazione mensile sinodica e siderale, ma va bene, non entriamo nei dettagli, va bene così. Questo è il polo sud della Luna, molto ben craterizzato. Guarda te che meraviglia, io spero che siate senza
senza parole esattamente come voi. Nel frattempo nella chat qualcuno ne approfitta per dire Sonia ti amo, va bene, salutiamo Sonia e le facciamo tanti auguri. Sì, ma deve specificare chi ami. Eh no, Sonia ti amo è sufficiente. Mi scusi, no, questa era la domanda di prima, quindi siamo a posto. Io la amo. D'accordo. Questa è la Luna. Vedete che anche la Luna sembra di osservarla esattamente come Giove e Saturno un attimo fa attraverso l'acqua di una piscina. Questo è l'effetto della turbolenza terrestre. E quindi questo grumo, questo accumulo favoloso di crateri li vediamo in continua oscillazione. Ed è veramente, veramente da togliere il fiato. Questo è il Polo Sud, all'alba. Bravissimo. No, che brutta cosa. Lo so, ma dopo domani parto. Ma come? No, è l'aperitivo, è pasticcini. I pasticcini. Dopo domani parto, c'ho ancora un sacco di cose da fare. Ok, va bene, d'accordo. Stiamo ancora sulla Luna. La Luna è priva di atmosfera, ecco perché sulla Luna possiamo ancora vedere i crateri. Non solo, la Luna è geologicamente ferma, non c'è tettonica, non ci sono vulcani, non c'è vulcanesimo, non ci sono terremoti che distruggono e cambiano continuamente la forma della superficie, ed ecco perché se un sasso cade sulla Luna lascia un buco e quel buco resta potenzialmente per sempre, o almeno fino a che un altro sasso non gli casca sopra e non lo cancella. L'erosione dei crateri avviene solo a causa di polvere che cade, micrometeoriti e effettivamente meteoriti che cadono sul suolo lunare, quindi smussano i bordi dei crateri. Ecco un modo con cui si possono, per esempio, provare a datare, almeno in via indicativa, i crateri. La composizione è molto ben nota, naturalmente, ci siamo anche andati a piedi sopra sulla Luna diverse volte, 6 missioni umane sulla Luna a raccogliere i campioni lunari, quindi conosciamo bene la composizione. Sono rocce basaltiche sostanzialmente, quindi simili a rocce terrestri. L'unica differenza di composizione è nel rapporto di abbondanza degli isotopi, quindi qualche cosa di abbastanza tecnico, ma una roccia lunare somiglia ad una roccia terrestre. O a un minerale, meglio. Guardate la quantità fantastica di dettagli che si vedono. Fra poco però andiamo su Marte. Questo per rispondere anche a chi chiede se la Luna ha così tanti crateri, perché la Terra non ha così tanti crateri? La Terra ne ha, e ne ha anche di più, con due semplicissime differenze. Prima cosa, la Terra ha un'atmosfera, quindi tutti i crateri piccoli non si formano perché l'oggetto non arriva a terra. Non tocca il suolo una roccia più piccola di almeno 10 metri, non tocca il suolo perché viene distrutta, mi può aiutare? Viene distrutta dall'impatto atmosferico. Considerate che le rocce che cascano sulla Luna e sulla Terra e fanno i crateri non sono rocce, come dire, lanciate ad alta velocità, sono a velocità di gran lunga ipersonica, vanno non a centinaia o migliaia di chilometri all'ora, ma a decine di chilometri al secondo, quindi milioni di volte più veloci. Motivo per cui un impatto atmosferico è come colpire un muro. Se l'oggetto è molto molto grande arriva al suolo e lasciano crateri, quindi noi sulla Terra abbiamo censito centinaia di crateri d'impatto. Questi crateri d'impatto sono però per lo più cancellati da erosione geologica atmosferica. Fra poco andremo, wow, grazie, andremo sul Marte. Però la Luna è un'immagine difficile da replicare. Fino a poco fa abbiamo osservato Giove e Saturno, Saturno con gli anelli, era anche quello molto interessante, bellissimo da vedere. Lo potrete vedere domani la registrazione. Adesso ce ne andiamo su Marte, nel giro di breve, abbandoniamo anche il nostro satellite, che dista un secondo luce, un secondo virgola tre. Quindi la luce che vediamo adesso venire dalla Luna è partita da là 1,3 secondi fa. Ok, vai pure. Vado. Dai, ammartiamo.
E adesso ce ne andiamo su Marte, quindi ritorniamo a distanze di milioni di chilometri. E nel giro di breve lo punteremo. La Luna, come diametro apparente vista da Terra, ha la distanza a 1800 secondi d'arco, cioè mezzo grado. Marte questa sera ha il diametro angolare di 10 secondi d'arco, quindi è 180 volte più piccolo della Luna. Quindi, per fare un paragone, è 30 volte, entrerebbero 30 dischi di Marte, 30, eccolo lì, 30 Marte fra Giove e Saturno quando erano alla minima distanza questa sera. Cioè, eccolo. Domani Giove e Saturno si vedranno? Sì, assolutamente sì. L'ho detto e lo ripeto. La loro distanza andrà lentamente aumentando, lentamente crescendo. Quindi avete il tempo di fare, di vedere questa coppia così vicina. Niente male, niente male. Il telescopio si sta comportando molto bene. Guardate che, grazie, bellissima diretta, sono contento. Bravissimi, ottimo. Siete nella fase dei ringraziamenti. Ne ho visti già anche prima. Vi ringrazio moltissimo. Voi siete fantastici comunque, eh? Non è che noi ci mettiamo il nostro, ma senza un pubblico così meraviglioso ci passerebbe la voglia. Per fortuna c'è un pubblico fantastico. Oh, guardate che spettacolo. No, faccio io. Ah, per la... D'accordo. Allora, questo è il nostro meraviglioso Marte. Scendiamo di... Eccolo. Fantastico. Sì. Marte, due mesi fa, era l'astro più luminoso del cielo dopo Venere. Quindi batteva Giove in luminosità. Adesso si sta pian piano allontanando. Torno subito, non me ne vado in realtà molto lontano. Ecco qui. Sì, in questo momento Marte, da che alla opposizione, quindi due mesi fa, era molto vicino alla Terra, è stata una grande opposizione quest'anno, quindi un altro evento da segnarsi sui calendari. Tutti gli astrofili quest'anno aspettavano in primis la grande congiunzione Giove-Saturno, perché era qualcosa di eccezionale, capita molto di rado ed era straordinariamente vicina, quindi l'ultima volta così vicini solo 400 anni fa. E l'altro evento attesissimo dagli astrofili era proprio Marte alla grande opposizione, quindi un avvicinamento eccezionale di Marte che lo ha reso molto ben visibile e molto luminoso. Ora Marte si è già allontanato, in questo momento dista la bellezza di 120 milioni di chilometri e di conseguenza, come vi dicevo, appare piccolino. Per fortuna abbiamo strumenti sufficientemente potenti da riuscire a vedere molto in dettaglio Marte. Guardate che questa visione sarebbe già soddisfacente con un piccolo telescopio quando Marte è alla massima posizione. Ora ce la facciamo. Sto cercando di vedere qualche dettaglio. Che è sta cosa assurda? Dai, va bene. Che cosa vedete su Marte? Voi riuscite a vedere innanzitutto la fase. Ecco quello che stavo dicendo. Quando due mesi fa Marte era vicino alla Terra, era opposto al Sole. La Terra era fra Marte e il Sole, quindi noi da Terra vedevamo il Marte completamente illuminato, perfettamente illuminato. Ormai Marte non è più opposto al Sole, si sta spostando e quindi noi cominciamo a vedere una parte del suo emisfero oscuro. Quella parte che manca al cerchio perfetto di Marte è l'emisfero in ombra di Marte, quindi Marte ha un giorno molto simile a quello terrestre, dura circa un giorno per l'appunto, l'orbita
no, scusa, la, la rotazione di Marte, e di conseguenza lì è notte. Per l'esattezza, quello è notte o giorno, a occhio e croce quello è il tramonto, però ve lo dico fra un attimo. Sì, esatto, lì il sole sta tramontando. Oddio, non sono sicuro dei conti che ho fatto molto rapidamente, però a occhio e croce. Allora, no, scusate, mi correggo, quella è l'alba. Del resto è la stessa immagine, stesso orientamento della Luna, quindi è giusto. Cioè, il bordo sinistro del disco è l'est. Lì sta per sorgere il sole. Stasera ci vediamo qualche cosa che, come dire, è promettente, no? Stiamo osservando le albe, sia sulla Luna che su Marte. E ora, osservando bene l'immagine, vedete che su un estremo, diciamo in alto nell'immagine, Marte ha un piccolo dettaglio più chiaro e si vede abbastanza nettamente. Quella è la calotta polare nord di Marte. Sì, d'accordo, adesso rispondo a un po' di domande. Giustamente tante persone si collegano adesso e chiedono di vedere Giove e Saturno. Giove e Saturno sull'Italia continentale, noi siamo a Roma, sono già tramontati, quindi non sono visibili più. Abbiamo fatto la diretta nelle ultime 3 ore, erano visibili, ma domani Giove e Saturno saranno comunque ancora molto luminosi, molto vicini fra di loro, quindi osservate a sud-ovest e li vedrete. Torniamo a Marte. Quello che vedete in questo momento sono, allora dicevamo, la fase, quella zona è dove sta per sorgere il sole. In alto vedete il polo nord di Marte, e quindi quella è la calotta polare. Delle macchie sulla superficie, macchie d'albedo, corrispondono a evidentemente zone geografiche, a geologia, formazioni geologiche sulla superficie. E poi mi sembra di intravedere, ma sono abbastanza sicuro, sul bordo non in fase un rinforzo luminoso, e quelle sono nubi. Quindi la tenue atmosfera di Marte, sapete che su Marte c'è una pressione atmosferica pari a circa un centesimo, 6 millesimi di quella terrestre, quindi l'atmosfera è molto rarefatta, ma questo non impedisce a Marte di avere tempeste di polvere, molinelli, quindi dei tornado su Marte addirittura, nonché nubi. Rarefattissime nubi si riescono a vedere sia da con i telescopi da Terra che dalle sonde orbitanti intorno a Marte, ma anche da dalla superficie, dove ci sono i robot che stanno facendo prospezioni geologiche su Marte. E quel rinforzo luminoso che vedete a destra del disco di Marte sono nubi, nubi ad alta quota riflettenti, che rinforzano quindi la luminosità del pianeta. E a nord dicevamo la calotta polare. Questa è una visione estremamente soddisfacente. Ecco, Marte è un pianeta difficile. Ho parlato prima dei piccoli telescopi, di quello che possono fare i piccoli telescopi, possono veramente tanto, ma su Marte faticano. Marte è un pianeta difficile, ecco perché gli astrofili aspettano una volta ogni 26 mesi per poterlo osservare, perché solo ogni 26 mesi Marte diventa decentemente grosso e grande da poterlo vedere bene col telescopio. Ora Marte invece si sta allontanando da questa situazione ideale, piano piano sta perdendo sia luminosità che diametro angolare, e inoltre si sta avvicinando al Sole dal punto di vista proprio della vicinanza prospettica, e quindi si vedrà sempre di meno. Ed entrerà in quella che gli antichi chiamavano la prigione degli Aloadi, ovvero miticamente una caverna, una grotta, una botte, una prigione in cui Marte venne rinchiuso da due giganti nel mito. Quindi Marte a un certo punto viene sottratto alla vista, da questo miticamente lo si interpretava così, non si spiegava, il mito non spiega nulla ma interpreta, cioè racconta i fenomeni, deve soltanto raccontarli.
Ci sarebbe da dire tanto di queste cose. Di queste cose ne parlo al corso di archeoastronomia. Se vedete sul sito ci sono tanti corsi in programma e uno anche quello di archeoastronomia. Per spiegarvi queste cose, bene, dal punto di vista mitico, il fatto che Marte avesse il più lungo periodo di invisibilità di tutti i pianeti, cioè Marte è il pianeta che resta invisibile più a lungo rispetto a Giove, a Saturno, a Mercurio, a Venere, eccetera, e allora, no, eccetera, sono finiti, alla Luna, per spiegare questa lunghissima sparizione di Marte fu inventato un mito, il mito degli Aloadi, che trovate anche sul nostro sito spiegato. A che ingrandimento siamo? Allora, ingrandimento equivalente, te lo dico, guarda a occhio, in realtà stiamo proiettando con macchina fotografica, quindi non è tecnicamente un ingrandimento, perché poi dipende dallo zoom, qua c'è anche uno zoom ottico. Quindi io ti dico che a occhio Marte lo vedresti così grande a 200 ingrandimenti. Così grande intendo a questa distanza dallo schermo. Io sono su un computer, se stai magari su uno smartphone le cose possono cambiare un po', dovresti zoomare un po' di più, ti apparirà più piccolo. Quindi sì, 220, esattamente 220. Ecco, mi confermano dalla regia che ha fatto i conti in diretta che sono 220 ingrandimenti equivalenti, 224 ingrandimenti equivalenti. Quindi chi ha un telescopio da 1000 mm circa di focale vede Marte così con un oculare da 4 mm, quindi ingrandisce un po' più di 200 volte, vedrà Marte grande così. Apparirà più piccolo probabilmente, non vi preoccupate, l'occhio fa sempre fatica le prime volte a guardare nel telescopio. La congiunzione la rivedete appena interrompiamo la diretta, ovviamente questo diventerà un video e quindi la potete vedere tranquillamente tranquillamente su sulla pagina Facebook e sul nostro canale YouTube. Dov'è Saturno? Questa è Marte, va bene. Vedo che stanno tornando domande sulla congiunzione. La congiunzione è avvenuta, Giove e Saturno saranno ancora visibili benissimo domani sera, molto vicini fra di loro, e anche i prossimi giorni, quindi chi ha avuto maltempo non deve disperare. Che cosa ha a che fare questo con la stella di Betlemme? Una ipotesi per spiegare l'astro citato nei Vangeli è pensare che fosse la congiunzione Giove-Saturno che avvenne nel 7 a.C. Giove e Saturno all'epoca si avvicinarono non tanto come questa sera, ma 3 volte in un anno, e quindi quello poteva essere un evento astronomico da ricordare, da tramandare anche nei Vangeli. Quello è l'astro, quindi una ipotesi di interpretazione dell'astro di Betlemme è che fosse una congiunzione Giove-Saturno. La cometa è un altro paio di maniche, è un'altra interpretazione che ebbe fortuna con Giotto, perché Giotto dipinse una cometa sul presepe nella cappella di Padova degli Scrovegni a Padova. Quindi la cometa che mettiamo sul presepe è la stella di Betlemme. Interpretarlo come congiunzione Giove-Saturno è un'altra interpretazione, sono cose diverse. La stella di Betlemme è sempre quella, ma le interpretazioni sono diverse, e quindi non confondiamo la congiunzione con la cometa, che sono ipotesi e comunque fenomeni totalmente diversi. La congiunzione Giove e Saturno sono tramontati già, in questo momento in cielo sono visibili la Luna, abbiamo vista Marte, l'abbiamo visto, e credo che ci saluteremo con... A che punto è la notte? Qui abbiamo allo zenith M31, ma il cielo è lievemente nebuloso, quindi con la luna, le luci del tramonto e le nuvole, provare a osservare un oggetto debole non è molto sensato, specialmente da Roma, stiamo trasmettendo da Roma. E quindi stavo giusto guardando se c'è qualcos'altro di interessante. Sai che potremmo fare? M42. Sarebbe figo. È già sorta, ma... In questo momento è sorto Orione, alle mie spalle c'è Orione, sta sorgendo in questo momento, quindi vedere M42 sarebbe carino, ma forse non è proprio l'ideale, anche perché, come vi dicevo, ci sono delle nuvole qui a Roma, quindi io sto avendo l'idea all'alba delle... che ore sono? 7 di sera, sono 3 ore che siamo online. Sono 3 ore, e allora direi che al rintocco delle 3 ore possiamo anche... lo so, tu mi dici Andromeda, sarà
Sì, alcuni commenti che vedo che vi stanno facendo sono affidabili. Mario, per esempio, ha appena scritto che la congiunzione sarà sempre visibile domani. Osservate appena fa buio, dalle 5 già la potete vedere, Giove e Saturno vicini fra di loro. Grazie per queste entusiasmanti lezioni di astronomia, grazie a voi per seguirci. Sul nostro sito ci sono i corsi di astronomia, cioè effettivamente voi siete collegati con una scuola di astronomia, perciò è che ci siano delle lezioni è abbastanza naturale. Andate a vedere sul sito se vi piacciono i corsi che offriamo. E in questo momento sono quelli a venire, sono tutti quanti scontati perché c'è la riduzione per l'acquisto anticipato. Potrebbe essere un bel regalo da fare a Natale. E con questo anche c'è Anna che ci saluta e ci ringrazia. Io saluto e ringrazio tutti voi. Dall'Accademia delle Stelle, dalla postazione osservativa Marcello è tutto. Ciao! Salutiamo con grande entusiasmo e vi rimandiamo alla prossima diretta. Un bacio e tanti saluti a tutti. Cosa devo fare per chiudere la diretta? Vai. Ciao ragazzi, osservate il cielo, occhio al cielo sempre. Sempre occhi in alto. Ciao a tutti.